Allora, benvenuti a tutti. Oggi è la giornata di inaugurazione dell'anno accademico della scuola normale. Rispetto alla tradizione in cui la mattina viene l'inaugurazione e il pomeriggio c'è un simposio collegato all'inaugurazione, abbiamo invertito l'organizzazione della giornata per motivi più tecnici che di scelta esplicita. E quindi vedremo come funziona questa nuova organizzazione e poi valuteremo se è un'interessante alternativa rispetto a quella tradizionale. Una delle novità della scuola, nel senso che il professore di storia dell'arte contemporanea, che è sempre Flavio, è con noi da poco tempo, l'esperimento di vedere come lui e i suoi ospiti riusciranno a raccontare quelli che lui ha chiamato i mestieri e l'arte contemporanea è una cosa particolarmente, almeno per me, interessante. Sono sicuro che susciterà l'interesse di tutti, perché il tema e le persone non sta a me dire il livello degli invitati, ma è sicuramente indubitabile, ma anche il tema del discorso e anche il tentativo che penso che faranno di coinvolgere nel discorso anche il pubblico sono particolarmente interessanti. Quindi, rinnovando il benvenuto a tutti e invitandovi da parte mia anche a partecipare alla cerimonia di inaugurazione che sarà oggi pomeriggio alle 4:30, alla fine del simposio, lascio la parola a Flavio per raccontarvi di che cosa si parlerà stamattina e per iniziare i lavori. Grazie. Ecco, scusate. Io butto le carte sul tavolo e traccio qualche campata e poi vediamo nel proseguo della giornata come alcune di queste carte, alcuni di questi temi possono essere sviluppati. Il fatto stesso che ci si trovi oggi in un simposio che accompagna l'inaugurazione dell'anno accademico alla Scuola Normale di Pisa, a mappare le posizioni espresse da alcuni attori di rilievo del sistema dell'arte contemporanea in Italia, è di per sé non poco significativo. Un'istituzione di cultura, come la Normale, che si è conquistata e ha mantenuto nella sua storia secolare una posizione di eccellenza per una base condivisa di saperi, fondata sulla paziente sperimentazione scientifica, sulla messa alla prova delle idee attraverso il filtro della cultura storica e sul confronto con le metodologie più avanzate di interrogazione del reale. Un'istituzione così, dicevo, prova oggi a misurarsi con un campo, quello dell'arte contemporanea, dove la storicizzazione è inevitabilmente carente. Siamo di fronte proprio a un fatto di miopia storica per la vicinanza dell'oggetto da indagare, dove le procedure scientifiche di studio sono viscose e gli statuti disciplinari spesso a rimorchio di transitorie mode culturali, e dove il ruolo della presa di posizione militante, rivendicata a metà 800 da Baudelaire come identitaria dell'atto critico stesso, si inquina o scende a patti o si tara tra infiniti posizionamenti che per alcuni possono sembrare compromessi col sistema del mercato in primis, ma anche col sistema delle mode culturali, della coinè del gusto collezionistico e degli atteggiamenti sociali in generale. Questa instabilità disciplinare, anche se oggi la storia dell'arte contemporanea viene insegnata nelle università e persino rivolta a decenni assai prossimi ai nostri, si rivela paradossalmente una forza e non una debolezza se l'oggetto di indagine sono le opere e non il sistema che le regge, un sistema che va letto piuttosto con gli strumenti dell'analisi sociologica e persino macroeconomica, come è successo di recente. E si prova a fare i conti in termini non qualunquistici, non banali, ma il più problematici possibili, con un complesso di espressioni, quello dell'arte visiva moderna, che, ricordiamolo, ha avuto, almeno dagli anni 60 in avanti, gli sconfinamenti più vasti, se misurati con gli sconfinamenti di altre espressioni artistiche.
la letteratura, il teatro, la musica non hanno avuto rivoluzioni, non hanno avuto sconfinamenti, non hanno avuto ridiscussioni di statuti identitari quanto ne hanno avuto le arti visive. Un complesso di espressione che soprattutto nella sua varietà sembra oggi non riconoscere i fondamentali in comune. Quali erano per esempio quelli riconosciuti ad inizio Novecento? Il primato delle leggi della forma, con la teoria della pura visibilità. A metà Novecento, il primato della discussione sui valori identitari di ogni particolare espressione visiva, con le teorie del modernismo, e persino ancora negli anni Settanta, il primato dell'avanguardia come multiforme intervento nel cuore stesso delle dinamiche sociali e delle possibili rivoluzioni sociali. Accade così che il lavoro degli artisti di oggi si pone in una divaricazione per certi versi drammatica, perché proprio nel momento in cui l'arco dei linguaggi si è così moltiplicato, le opere rischiano di entrare negli usi del pubblico in termini disimpegnati, di percorribilità ludica, quasi teatrale, non visti, cioè ho visti in alcuni casi soltanto come episodi di sublime decorazione ambientale. Una delle tante facce, insomma, di quella moltiplicazione e di quella inevitabilità del visivo che annega oggi la capacità di discernere il vero significato e il vero valore delle cose o che tutt'al più le stempera. In usi, cioè, che non siano quelli di palestra intellettuale ed emozionale insieme per la comprensione delle condizioni del mondo e dell'uomo contemporaneo. E questo è paradossale perché avviene in un momento, quello di oggi, in cui mai, come in questo momento, il lavoro degli artisti si pone a commento, a critica, ad attacco dello status quo, a destabilizzazione delle convenzioni, in qualche caso a giudizio morale applicato a temi che sono universali e riguardano l'esistenza e la coscienza di tutti. È in questo senso che oggi qui tra noi è particolarmente apprezzata la voce di un importante collezionista, il dottor Gianfranco D'Amato, che ci dirà come si sceglie, come ci si rapporta, come convive in questo modo così diretto ed esclusivo che solo il collezionista sa fare con i manufatti degli artisti di oggi e come ci si confronta con il canone che i musei internazionali sembrano proporre, talvolta con gerarchie e ripetizioni che rischiano di essere non poco pigre. Provo a buttare qui sul tavolo alcuni temi che mi piacerebbe venissero attraversati da chi affronterà la questione sul proprio lavoro nel campo dell'arte contemporanea dopo di me. Il primo tema è questo: c'è non solo nel sistema dell'arte contemporanea, ma anche della critica che accompagna le opere dell'arte contemporanea, oggi, un'intensa, per certi versi debordante, riflessione teorica sugli strumenti metodologici impiegati. Impiegati nella lettura delle opere con importanti sconfinamenti disciplinari, dalla psicanalisi all'antropologia, alla sociologia, alla filosofia non solo estetica, che rischia di sovrapporsi e forse soverchiare un'indagine sulle intenzioni reali degli artisti. Artisti che, va ricordato, nei loro risultati finali, che sono quelli dell'opera concreta, si esprimono con quelli che sono in ultima analisi i mezzi espressivi di sempre, cioè l'interazione tra i significati riconoscibili e non riconoscibili dei loro segni, o che vengono lasciati intuire, l'interferenza tra i vari dispositivi formali e i vari materiali e l'io percipiente cui l'opera è offerta, non fosse altro perché chi guarda lo fa in un luogo che per questo è deputato, anche se non è più solo questo luogo, la sala di una mostra o la sala di un museo. Non è detto che l'impulso allegorico che sembra dominare da qualche decennio la produzione artistica, l'espressione artistica, e che ha sostituito un impulso più tradizionalmente autoconfinatosi entro la riflessione formale, non consenta invece un riavvicinamento a quelle che sono le storie, il lavoro, i processi ideativi e i procedimenti creativi, concreti, verificabili degli artisti. E soprattutto
quando questi procedimenti non vengono da essi dichiarati e l'opera resta testimonianza altra da indagare con gli strumenti più severi dell'esegesi critica. È il terzo nome del gatto, per ricordare una paradosso di T.S. Eliot, caro ad Enrico Castelnuovo, che per tanti anni ha insegnato in queste aule. Il gatto ha tre nomi: il primo nome è quello che gli dà il padrone, il secondo nome, il gatto sa benissimo che non è il suo nome, il secondo nome è quello che il gatto crede di avere e non è il vero nome del gatto, perché il vero nome del gatto è il terzo nome del gatto, cioè il nome che veramente ha il gatto, che neanche il gatto sa di avere. La metafora, insomma, dell'autonomia dell'opera una volta che esce dalle mani dell'artista in rapporto a quello che l'opera rappresenta nel contesto in cui viene a porsi. Un secondo tema è questo: con la crisi del formalismo sembra essersi scavato un fossato tra i metodi e le pratiche di lavoro della storia dell'arte e quella della critica militante rivolta al contemporaneo. E questo ha prodotto un effetto paradossale. Sono oggi filosofi, antropologi, sociologi, persino scienziati a spiegare la ragion d'essere della critica della ricerca artistica contemporanea. E questa attitudine si è allargata anche agli studi sulle opere d'arte dei secoli più alti, più lontani. È in atto, mi sembra, sulla scorta di questo atteggiamento, una poderosa tematizzazione dei fatti culturali e anche il lavoro degli artisti ne è stata contagiata. Ne sono a volte complici, a volte compagni di strada, a volte vittime. Le grandi rassegne internazionali dell'arte contemporanea, dalla Biennale di Venezia, Documenta di Cassel, a tutte quelle che seguono anche da un punto di vista di importanza, di gerarchia, hanno oggi un titolo tematico, cosa che sarebbe sembrata assurda soltanto 50 anni fa. C'è in questo, ovviamente, il primato dell'atto curatoriale come cruciale momento interpretativo e anche, credo, una volontà di tracciare una linea di orientamento per il pubblico nella moltiplicazione dei linguaggi e di proposte altrimenti incomprensibili. E mi piacerebbe ascoltare sulla autonomia rispetto all'opera, sulla lieve divorzio che avviene sempre tra il Kunstwollen artistico e l'intenzione critica, il parere di Angela Vettese, che questa attitudine, quella di una curatorialità molto legata al momento creativo dell'artista, anche nel momento della sua formazione, questa attitudine ha lungo coltivato e, devo dire, con molta misura. Ma oggi la tematizzazione ha toccato anche il livello dei musei, dei loro ordinamenti e dei loro dispositivi didattici. La presenza già stamane di Cristiana Collu, reduce stanchissima dal radicale riordinamento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, ci può spiegare qualcosa su come la perdita del valore centrale linguistico dell'opera abbia aperto altri potenzialmente rivoluzionari significati che oggi il museo, che è un museo che decida di esporre lavori dell'ultimo cinquantennio, ma che nel caso di questo riordinamento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna hanno coinvolto il primo Novecento e persino l'Ottocento. Il terzo tema che voglio buttare sul tavolo tocca la questione del ruolo pubblico dell'artista. In un numero a me molto caro dell'almanacco letterario Bompiani del 1963 ci si poneva l'interrogativo sul mutamento di significato dell'opera d'arte in una civiltà che veniva chiamata per la prima volta, con un'espressione che avrebbe avuto poi una fortuna pluridecennale, la civiltà dell'immagine. Come si pone la ricerca degli artisti tra industria culturale, secondo lo schema, insomma, elaborato nel primo Novecento, cioè al cavallo tra primo e secondo Novecento, da Adorno e da Horkheimer, e società dello spettacolo, come è stata teorizzata alla fine degli anni 60 da Guy Debord, e come gli attori che si muovono intorno al lavoro degli artisti vi si posizionano, e come vi si posizionano soprattutto gli artisti in questa
come dire, dispersione, in questa liquidità della loro ricerca all'interno di questa civiltà in cui le immagini diventano sempre più sconfinanti, sempre più debordanti. Chissà se Flavio Favelli, un artista che ha sempre rivendicato una sua orgogliosa alterità rispetto al sistema dell'arte contemporanea, nei suoi aspetti più glamour, più mondani e tutto sommato più esterni, e ha condotto un lavoro concentrato sulle ossessioni della storia, della memoria, delle interferenze tra memoria personale e memoria collettiva, vorrà dirci qualcosa a questo proposito. Vorrei anche ricordare, prima di dare la parola a Maria Grazia Messina, che ci porterà il punto di vista di chi affronta la questione dell'arte dell'ultimo secolo con gli strumenti dello storico e ha anche generazionalmente attraversato vari modi di rapportarsi alla contemporaneità, da quello ereditato dal suo grande maestro Giulio Carlo Argani in quegli anni 60 e 70 che oggi sembrano a noi lontani come l'alto medioevo, fino alle frequentazioni, alle presenze nei comitati scientifici di importanti musei contemporanei e nella sua attività di ricerca e di curatela. Vorrei appunto, vi dicevo, ricordare, prima di dare la parola a Maria Grazia, che a me la storia dell'arte contemporanea l'ha insegnata in queste aule Maria Mimita Lamberti, torinese e normalista, che in queste aule negli anni Ottanta ha tentato di riversare tutto il rigore degli studi sulle arti dei secoli più alti nel Novecento, partendo dalle interrogazioni più concrete sugli oggetti e sui testi e sulle istituzioni, e tentando di aprire al dialogo con gli storici della letteratura. Carlo Dionisotti era uno dei suoi, come dire, interlocutori privilegiati, ma anche con la storia sociale dell'arte. Ricordo memorabili seminari di Pierre Bourdieu sulla frequentazione dei musei e sul senso stesso, come dire, di usare il museo per verificare o meno gli ascensori sociali che avvenivano all'interno delle città e delle società europee. Per finire, che in questi stessi ambienti, tra la fine degli anni Ottanta, proprio in quest'aula, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, Paola Barocchi ha invitato a confrontarsi con strabiliati studenti abituati a misurarsi con la trattatistica cinquecentesca e con l'antiquaria seicentesca, artisti come Iannis Kounellis, Giulio Paolini o Carol Rama, nella convinzione fortissima di Paola Barocchi che era lo sguardo sul contemporaneo a determinare le forme e le modalità dei nostri approcci col passato. Grazie. Tocca a Maria Grazia. Allora, grazie a Flavio Fergonzi, al presidente della Normale, per avermi coinvolto in questa giornata. Flavio ha anticipato moltissimi dei temi che verranno sicuramente affrontati oggi, molti dei nomi che anche ricorreranno nel mio discorso, ma lasciatemi iniziare con una notazione autobiografica. È ancora vivissimo in me il senso forte di frustrazione provato quando andai a chiedere al mio maestro alla fine degli anni 60, Giulio Carlo Argana, alla Sapienza a Roma, l'argomento della tesi di laurea. Ero sicura di sfondare una porta aperta, gli chiesi di poter lavorare sul disegno industriale, allora al centro di tanti suoi contributi saggistici, sul rapporto della pratica del disegno industriale, allora in piena fioritura, espansione in Italia, rapporto con gli artisti del momento, quale risaltava dalle pagine della rivista Domus. È un argomento, una rivista che all'epoca era un po' una Bibbia in questa sorta di interrelazione stretta fra architettura, design, arti visive. Bene, Argan mi rispose assolutamente infastidito
sito Tranchant seccato dicendo non è un argomento storicizzabile, è totalmente ancora radicato nel presente, nell'attualità, non ci si allena in questo modo a diventare storici dell'arte. Ecco, io ho impiegato parecchi anni a smarcarmi da questa prescrizione del mio maestro, però devo dire che infine l'essere molto attenta alle ricerche artistiche in corso è quello che poi ha effettivamente sostanziato il mio lavoro successivo di storica sia del XIX che del XX secolo. Questa attenzione alle ricerche in corso, diciamo, è un'attenzione sempre più difficile, però una posizione difficile da mantenere, perché sappiamo quanto sia ormai facile, sempre più scontato, infierire sulle espressioni, sulle ricerche artistiche in atto, quanto sia sempre più arduo assumersene le ragioni, le difese, districarne un po' appunto le ragioni e gli esiti. Faccio un solo riferimento in questo senso, un articolo comparso sulla Repubblica del 30 luglio di quest'anno, a firma di Mario Vargas Llosa, no, il premio Nobel della letteratura, che in seguito a una sua visita alla neo inaugurata ala della Tate Modern di Londra, scrive, cito espressamente, di aver soltanto potuto ravvisare nelle opere esposte l'imbroglio monumentale, la sottilissima congiura, poco meno che planetaria, ordita per ingannare mezzo mondo e di passaggio per permettere che pochi si riempiano le tasche grazie all'impostura. Straordinaria cospirazione che ha trionfato su tutta la linea. Questo è un sentimento di rifiuto, di diffidenza se non altro, è largamente diffuso, certamente indotto dalle vicende di alterna fortuna, ma sempre più spettacolari, del mercato dell'arte, dove si può ben ricordare come soltanto una ventina d'artisti riesca a mettere insieme il 45% del fatturato delle vendite all'asta con il solo 3% delle opere battute. Quindi queste sono statistiche del 2015. Questa spettacolarità delle vicende della presenza di questi artisti e delle vicende del mercato poi costituisce un sicuro traino per il pubblico, perché è evidente che anche su questa scia poi possiamo vedere la grande frequentazione di mostre, peraltro potrebbero essere difficili, come le biennali o le documenta. Però ritorno adesso al mio tema, cioè l'esercizio della storia dell'arte contemporanea. C'è stata un'importante inchiesta pubblicata nel settembre del 2009 sulla rivista militante October, edita dall'MIT, che si poneva la questione della inedita espansione e fortuna dell'insegnamento della storia dell'arte contemporanea nell'università statunitense nell'ultimo decennio, l'incredibile proliferazione di cattedre, dipartimenti, programmi accademici, programmi di studio e la conseguente massiccia affluenza di studenti, a fronte dell'assoluta eterogeneità della disciplina, riprendo qui quello che ha detto già Flavio, ma che era espresso in termini molto netti in questa inchiesta di October, cioè una disciplina così ambita e richiesta che però soffre totalmente di inquadramento storico, definizione concettuale e giudizio critico. Stesso tema ripreso a distanza di un anno, dicembre 2010, da un altro lungo intervento su The Art Bulletin, che è l'autorevole organo della College Art Association. Il trend di fortuna, diciamo, degli studi di storia dell'arte contemporanea nelle università anglosassone, possiamo dire anche nelle nostre, è confermato dalla lista di tesi in corso di dottorandi pubblicato ogni anno sullo stesso Art Bulletin, che nettamente è più consistente delle tesi in modern o early modern art. Allora, devo dire qui che con questo mio discorso io mi riferisco esclusivamente alla storia dell'arte contemporanea, intendendo con questo termine le ricerche degli ultimi 40
anni, al massimo 50 anni, seguendo un momento anche la definizione che di arte contemporanea si dà in ambiente anglosassone, ma certamente anche in Francia o in Germania. Però prima di entrare un momento nella domanda che senso ha fare attualmente e come si può svolgere una modalità di esercizio della storia dell'arte contemporanea, vorrei semplicemente riflettere sulla questione arte contemporanea, punto di interrogazione. Cosa intendiamo per arte contemporanea, appunto espressioni che sono di questi ultimi decenni. Allora, non c'è bisogno delle scritte al neon di Maurizio Nannucci sulla facciata degli Uffizi per sapere che ogni arte è stata contemporanea al suo tempo, ma che soprattutto ogni opera d'arte è tuttora contemporanea, perché tuttora ci coinvolge, ci implica in una lettura che la riporti al nostro presente. Ma se vogliamo entrare più da vicino appunto sullo statuto delle ultimissime ricerche, dobbiamo un minimo riflettere su alcune strade che ci sono state suggerite. Ecco, la domanda: cos'è opera d'arte contemporanea? Il critico russo molto protagonista degli ultimi dibattiti, Boris Groys, sostiene opera d'arte contemporanea è semplicemente ciò che viene esposto. Allora, cioè quell'oggetto, insieme di oggetti che, prelevato, singolarizzato rispetto alla congerie della cultura materiale della realtà quotidiana, viene portato nello spazio di per sé altro, non appartenente alla realtà del museo, distaccato, in modo da acquisire in questo modo una differenza altrimenti insussistente o irriconoscibile, e capace in questo modo di proiettare su spazi altri, ulteriori, cioè quello detto molto brutalmente attraverso il museo si ha l'introduzione del sublime nel banale. Seguendo il cinismo dell'asserzione di Groys, opera d'arte è quella che appunto viene esposta e che del resto si riallaccia alla riflessione di Benjamin, no? Per cui ormai il valore dell'opera non è più nel suo irripetibile qui ed ora, ma è nel suo Stellungswert, no? Nella sua modalità di manifestazione, di presentazione. Seguendo con ulteriore cinismo e brutalità questo ragionamento, potremmo dire che l'opera d'arte contemporanea corrisponde tout court a ciò che è veicolato, corrisponde alla rete istituzionale di musei, gallerie, collezioni, fiere, biennali, che la mette in mostra e che attraverso questa esposizione, attraverso questo conferimento di visibilità, le conferisce anche, diciamo, una validazione e legittimazione culturale. Una tesi forte marcatura sociologica che del resto si riallaccia alla definizione di arte contemporanea che dà la sociologa francese Nathalie Hynek, del resto la principale allieva di Pierre Bourdieu appena citato. Per la Hynek l'opera d'arte contemporanea è semplicemente un genere del fare arte, del praticare arte, un genere che coesiste insieme ad altre modalità del fare arte, che è distinto da due caratteri, cioè la trasgressione dei canoni normativi, estetici, etici e disciplinari, che comporta quindi intermedialità, se non postmedialità, dei linguaggi, e che poi è distinto soprattutto dalla relazionalità, cioè l'opera d'arte contemporanea, come anche prima diceva Flavio, non propone tanto l'autosussistenza, autoreferenzialità dell'oggetto in sé, cioè non è una presentazione in atto di una riflessione su dei linguaggi, della rappresentazione del leggere e interpretare la realtà, ma l'opera d'arte contemporanea vive soprattutto della sua processualità, dell'innescare una relazione, una reazione nell'osservatore fruitore. Relazionalità dell'opera che è direttamente connessa chiaramente ai modi della sua
visibilizzazione del suo manifestarsi e quindi alla sua localizzazione. Allora, questa riflessione certamente non ci può lasciare soddisfatti, perché non possiamo assolutamente rinunciare al fatto che l'opera d'arte sempre e comunque ha saputo aprire demiurgicamente orizzonti, portarci ad esperienze altre rispetto a quelle che noi potevamo attenderci. E allora preferirei attenermi alla definizione del filosofo Jean-Luc Nancy, quando dice che opera d'arte contemporanea è quella che ci rivela, ci denuda, ci manifesta in modi sensibili una condizione del nostro essere ora, una nostra modalità di fare esperienza, di rapportarci alla società, all'ambiente. Del resto, questa conclusione di Nancy è pienamente in linea con quanto ha scritto una coppia estremamente sodale di studiosi, cioè da una parte il grande storico dell'arte Michael Buxton e dall'altra l'antropologo Clifford Geertz, che insieme hanno concluso che l'opera d'arte non è altro che la visualizzazione in termini sensibili di una modalità di fare esperienza. Del resto, questa era un'accezione ben nota, possiamo dire già ben nota per esempio a Baudelaire o poi a Proust, quando sanno che al momento di accingersi a una scrittura il pubblico a cui questa scrittura è destinata ancora non esiste. Il tale pubblico sarà innescato, mobilitato, attivato da questa scrittura. Ed è la conclusione a cui poi arriverà Marcel Duchamp, prima anche portato in causa da Flavio, quando ne ha ripreso l'assioma che ogni opera d'arte e infine è fatta da chi lo osserva, dal suo fruitore osservatore, per cui ritorna l'idea che ogni opera d'arte è a noi contemporanea. Possiamo concludere con Marshall McLuhan, non per niente il teorico dell'informazione, che ha detto che la sostanza dell'opera d'arte contemporanea consiste nel rivelarci quello che noi non siamo ancora consapevoli di essere e quello che in latenza stiamo per divenire. Le opere degli ultimi decenni, che cosa rivelano di questa nostra condizione contemporanea? Basta aggirarsi per le sale della Quadriennale di Roma, di cui Angela Vettese ed io qualcosa sappiamo perché siamo stati un momento implicate nella selezione, per rendersi conto, Quadriennale dedicata alle ricerche degli ultimi 15 anni dell'arte italiana, per rendersi conto che una condizione condivisa è quella di una precarietà, è quella di un'incertezza testimoniata, potremmo dire, dall'assoluta libertà e gratuità del fare, dalle proliferazione del genere delle installazioni che rispondono proprio principalmente a questo concetto di contingenza e di effimero, testimoniata anche dagli slittamenti, dalle ambiguità identitarie degli autori, e una precarietà che ci dice che in fondo, e poi forse di questo potrà intervenire Flavia Favelli, che gli artisti non sono al loro agio nel loro tempo, cioè certamente non sono più immedesimati in quella freccia identitaria progressiva di evoluzione che era propria degli artisti delle avanguardie. Per riprendere la narrazione a tema di Cristiana Collu nell'allestimento della nuova collezione alla Galleria d'Arte Moderna, Time is out of joint, il tempo attuale è fuori cardine. Prima di avventurarci, diciamo, in conclusioni apocalittiche in questo senso, su sempre più facili, no? Su precarietà, contingenza, sradicamento e così via, vorrei riprendere un po' la conclusione di quel contributo che vi ho citato su
sull'Art Bulletin del 2010, che sosteneva, penso con buona cognizione di causa, che se noi vogliamo parlare di arte contemporanea dobbiamo partire da un'esperienza molto più lata di quello che noi finora abbiamo avuto, di quello che è mondo, e da un'accezione molto più estesa nello stesso tempo, di quello più espansa di quello che implichi fare arte, alla luce del concetto di eterocronia. Questo eterocronia, diciamo, è ritornando agli strumenti metodologici di cui parlava Flavio, qualcosa di sempre più ricorrente nei discorsi sull'arte degli ultimi decenni, l'artista e così anche chi contemporaneo e così anche chi parla di arte contemporanea parte dalla consapevolezza di trovarsi in una situazione di eterocronia, cioè di coesistenza simultanea insieme a sincrona, concedetemi l'ossimoro, di tempi diversi e multipli, orientati secondo prospettive diverse, ma nello stesso tempo fortemente interreagenti, interferenti, in corticircuiti e in diffrazioni. Una situazione, diciamo, che è ben diversa dal multiculturalismo del professato anche nelle ricerche artistiche nell'ultimo decennio del secolo scorso, nei primi anni del 2000, quando ancora sulla scia degli studi postcoloniali di questa consapevolezza di una prospettiva ormai globalizzata delle esperienze, degli studi, delle ricerche, si continuava però a ragionare sempre nei termini di un noi fra virgolette opposto a un loro fra virgolette, e quindi di transiti, di passaggi fra diverse culture e di ibridazioni, contaminazioni, creolizzazioni, dove comunque restava indiscusso l'egemonia di un modello occidentale con cui comunque artisti ed esperienze provenienti da altre culture si dovevano cimentare, sia assimilandosi sia rifiutandole. Il concetto di eterocronia è più che altro un lavorare e un esperire attualmente in una sorta di situazione alla pari, in una interconnessione, interrelazionalità accelerata delle esperienze dovuta anche alla cultura del web, ma nel sussistere in questo contesto di forti localismi, di forti subculture creative che comunque a questo tessuto più o meno omologato di connessioni e di interferenze oppongono delle proprie specificità, una propria resistenza. Ci troviamo comunque, diciamo, di fronte a una miriade e a una congerie fortemente eterogenea, lo ripeto, di situazioni. In questo quadro, come situare allora l'insegnamento, non soltanto l'insegnamento, ma anche la ricerca in senso storico sull'arte degli ultimi decenni? Che senso ha fare storia dell'arte contemporanea e quale modalità occorre seguire? Ci troviamo di fronte alla sfida anche di un pubblico sempre più presente e crescente di studenti che, lasciatemelo dire, in una totale, spesso è così, indifferenza per la storia, però profondamente implicato nel presente e vuole di questo presente poter riuscire a discernere con cognizione di causa, con lucidità, le ragioni, i sensi ed anche gli esiti.
E, diciamo una situazione abbastanza, abbastanza complessa, perché il fare storia in questo quadro implica praticare il difficilissimo terreno del giudizio di valore. Cioè il giudizio di valore è, diciamo, l'espressione del giudizio di valore è quello a cui possiamo ricondurre il nostro valore, il nostro lavoro di storici, e anche in un certo senso, diciamo, la nostra mission di formazione. Prendendo il discorso sulle metodologie che prima ha introdotto Flavio, certamente la storia dell'arte dal 1980, da quando si è cominciato a parlare di New Art History, attraversato dei veri sovvertimenti di paradigmi normativi e di strumentazioni metodologiche, segnati da tante svolte, prima l'interesse per la storia sociale dell'arte, poi il cosiddetto semiotic turn, cioè l'emergenza delle teorie post-strutturaliste anche nel nostro ambito, da lì l'iconic turn, l'interrogarsi sullo statuto dell'immagine. Attualmente siamo in una prospettiva di studi globalizzati, la centralità della cosiddetta World Art History o Art Mondialisée, e quindi di una sorta di geographic turn, di appiattimento in senso appunto multiculturale delle diverse esperienze, e con una forte sofferenza del paradigma storico. Questo è in dubbio. Del resto la situazione era stata già ben siglata da Hans Belting, un grande storico dell'arte, quando appunto nel 1987 ha scritto una denuncia epocale, un volume intitolato La fine della storia dell'arte, e il tema è stato ripreso di lì a 10 anni, 1997, dal filosofo americano Arthur Danto, che intitola un suo studio in maniera altrettanto categorica Dopo la fine dell'arte, due punti, arte contemporanea e l'impallidire della storia. In questo contesto però, come vi dicevo, noi non possiamo sottrarci al nostro imperativo di comunque cimentarci in un giudizio di valore su quanto avviene. Giudizio di valore che ci viene rimproverato per tanti versi essere un giudizio di valore prematuro, perché appunto interveniamo in corpore vivo, perché cerchiamo di oggettivare qualcosa che opere o esperienze che sono ancora sul momento del loro darsi, del loro definirsi, che sono in corso di divenire. Diciamo che da proprio questa riflessione valoriale, e qui ritorna il mio convitato di pietra, si era mosso Argan quando alla fine degli anni 60, in maniera abbastanza radicale, aveva parlato di morte dell'arte, definendosi, rifacendosi alle esperienze allora principalmente della pop con Warhol in testa. Intendiamoci, morte dell'arte per Argan non significava che non si facesse più arte, soltanto che l'arte aveva perso la sua forza paradigmatica di esperienza esemplare. Cioè per Argan, in una società ormai tecnologizzata e mass mediatica, l'arte non si poteva più dare come esperienza in atto, visualizzazione sensibile di un pensiero immaginativo a cui lui riportava la sostanza dell'opera, laddove immaginativo sta per la capacità dell'opera, appunto, come vi dicevo, di veicolare e aprire demiurgicamente orizzonti immaginari non altrimenti dell'immaginario, dell'esperienza non altrimenti ancora possibili, e dall'altro però pensiero manteneva alto nell'opera ciò che per Argan era fondamentale, che io continuo a reputare sia fondamentale per tutti noi, cioè la presenza dell'atto critico, cioè la presenza per l'artista intenzionalmente di continuare a porsi in un percorso storico sapendo delle proprie radici in una
memoria in un passato e in un progetto al futuro. Ecco, questo pensiero immaginativo non era più possibile ormai per Argan in una condizione di società tecnologizzata e mass mediatica, e tale ragionamento è rovesciato a distanza esattamente di 10 anni sempre da Arthur Danto, sempre dal filosofo statunitense che prima vi ho citato, che parte dallo stesso Warhol che per Argan rappresentava tale catastrofe valoriale, diciamo, parte da una riflessione sulle Brillo Box di Warhol per indicare una sorta di astuzia, di ruse, di strategia di sopravvivenza di fronte alle Brillo Box. Noi ci dobbiamo immaginare e dobbiamo porci l'interrogativo, dobbiamo chiederci che cosa quest'opera che appartiene al mondo banale dell'oggetto quotidiano possa dirci se viene intesa, presentata, manifestata come opera d'arte. Allora, Danto scrive chiaramente in un periodo di arte concettuale, quindi viene a portare la sostanza dell'opera attuale oggi nella sua extra referenzialità, nel suo gradiente di allegoricità, come diceva Flavio, cioè nella sua capacità di aprire associazioni, discorsi, riflessioni, deduzioni. Ma io direi che noi non possiamo assolutamente accontentarci di questo sconfinamento puramente concettuale dell'opera, cioè l'opera d'arte ci apre orizzonti proprio perché ci implica anche empaticamente con una flagranza di presenza fisica, prima di tutto un'esperienza dei sensi, no? Molto forte, e quindi non possiamo assolutamente rinunciare a quello che Brandi aveva definito la flagranza dell'opera, la stanza e la flagranza, la sua presenza, presenza e grazia, come diceva Michael Fried, un grande anche critico americano dell'arte contemporanea. Allora, in questa situazione, ritorniamo un momento allora a una possibilità di esercizio di giudizio del valore, di valore. Direi che uno spunto prezioso lo offre sicuramente ancora una volta Giorgio Agamben con una riflessione breve che gli ha svolto su cosa sia il contemporaneo, e dove viene a dire che cos'è chi è contemporaneo? Appartiene veramente al suo tempo colui che non coincide perfettamente con esso, né si adegua alle sue pretese, e perciò in questo senso inattuale, cioè è veramente contemporaneo chi è intempestivo. Proprio per questo squarto, per questo anacronismo, chi non si adegua totalmente al suo tempo è più capace degli altri di percepire ed afferrare il suo tempo stesso. Quindi è contemporaneo chi vive di questa sfasatura rispetto al suo tempo. E diciamo che proprio le opere d'arte realizzano fortemente questa sfasatura rispetto al loro tempo, nel senso che l'opera d'arte ha incommensurabilmente tempi altri rispetto ai nostri, ha l'opera, l'immagine sedimenta in sé una memoria e insieme un futuro totalmente appunto incommensurabili rispetto al nostro memoria e futuro che, di noi che la stiamo ad esperire. Allora che opera d'arte contemporanea è quella che grazie a una sua novità, grazie a un suo estraniarci rispetto ad aspettative e a criteri attesi, ci implica in una, sempre che noi abbiamo una sorta di disponibilità, e questa è la prima cosa richiesta, in un'interrogazione sullo spessore temporale di cui è portatrice, sul suo appunto caricarsi di memorie e nello stesso tempo aprire a prospettive ulteriori. Direi che
Il giudizio di valore per l'opera d'arte di cui ci troviamo a parlare di questi ultimi tempi, più che essere un giudizio di valore prematuro, no? Come vi dicevo, che si esercita su qualcosa in fieri, non storicizzabile ancora, deve correre soprattutto il rischio di essere un giudizio di valore postumo. In che senso? Cioè, da più parti, sì, abbiamo già parlato di Belting, di Danto, fine della storia dell'arte, da più parti si dice che ormai la pratica dell'arte in questa nostra società tecnologica e l'esercizio della storia dell'arte sono ormai dei fatti postumi. Però direi che tanto più il lavoro dello storico dell'arte contemporanea è un lavoro di postumi, perché noi dobbiamo rischiare, considerando un'opera dell'oggi, di metterci nella prospettiva, nell'occhio di generazioni a venire e di chiederci proprio questo oggetto di cui mi sto ora occupando, in che modo a generazioni a venire sarà capace di parlare della mia condizione nel presente, della mia modalità di esperire l'oggi e in che modo potrà in un futuro avere ancora possibilità latenti di discorso. Un'ultima riflessione sulla strumentazione dello storico dell'arte, dell'arte contemporanea. Grazie a Dio ormai sta fermandosi tutta una giovane generazione di storici dell'arte contemporanea che proprio per il loro allenamento a fare storia dell'arte si sanno ormai dotare degli strumenti di una filologia sempre più sofisticata, sottile, agguerrita nella consultazione di fonti e documenti, che grazie a questa filologia riescono ad evitare le derive nelle insopportabili, lasciatemelo dire, affabulazioni gratuite o narcisiste di tanti discorsi che si sono fatti sull'arte contemporanea. Quindi questo spessore della preparazione filologica resta comunque lo strumento primo irrinunciabile, se vogliamo arrivare al discorso sulle metodologie. Però proprio la condizione di interrogazione, di questionarsi, in cui noi siamo posti, siamo sfidati con opere che in un prima battuta sfuggono alle nostre categorie, ai nostri parametri interpretativi, deve problematizzare questa filologia, cioè mantenerci all'altezza di un discorso argomentativo, cioè deve mantenerci sempre con la sfida del avanzare ipotesi di interpretazione, di aprire orizzonti di lettura di esteso respiro. Cioè è proprio questa la realtà su cui dobbiamo continuare a lavorare, problematizzare la filologia a fronte di tanti esiti che, ahimè, adesso sconfinano spesso nella pura erudizione. Ultimissimo discorso, il pubblico degli storici dell'arte. Allora, gli artisti, Flavio Favelli lo sa, si ritrovano a fare i conti con un pubblico che il più delle volte è spaesato, spiazzato, diciamo anche sconfortato. Di questo aveva parlato già un altro critico americano importante, Leo Steinberg, nel 1962, quando scrive in un memorabile saggio intitolato L'arte contemporanea e the plight of his public, cioè la pena, lo shock, lo sconforto del suo pubblico. E l'artista deve sfidare questa situazione del pubblico, deve mobilitarlo, attivarlo. Allora, altrettanto, noi storici dell'arte contemporanea abbiamo a che fare con un pubblico
di studenti, di ragazzi in formazione che sono altrettanto spiazzati, diciamo, dal carattere controverso, ambiguo degli oggetti che noi presentiamo e dalle loro derive, incertezze e slittamenti statutari rispetto ai canoni in cui sono stati per lo più addestrati a considerare l'opera d'arte. Bene, questo pubblico di studenti è l'avamposto, io lo considero tale, di quello spettatore emancipato di cui parla Jacques Rancière, cioè uno spettatore che appunto fruitore e che non deve essere semplicemente passivamente magnetizzato dalla teatralizzazione, dalla spettacolarità, allora, di tanti eventi della ricerca artistica contemporanea, ma che piuttosto deve essere attivato appunto all'interrogazione, al porsi in questione che queste opere innescano e producano. Uno spettatore emancipato, uno studente emancipato, che realizzi quel paradosso del maestro ignorante su cui si è appunto soffermato a lungo Jacques Rancière, quando dice, scusate, ve lo voglio citare testualmente. Allora, quando dice che l'allievo apprende dal maestro qualcosa che il maestro stesso non conosce ancora. Ecco, questo è veramente il succo della mia esperienza di docente, ricercatrice di storia dell'arte contemporanea in tutti questi anni, ed è quello che devo dire, qui chiudo, che ha reso così coinvolgente il fatto di insegnare l'arte contemporanea in un'aula universitaria. E vi ringrazio. Maria Grazia Messina, forte di una lunghissima attività di insegnante. Insegnare vuol dire chiarirsi i problemi e poi tradurli agli studenti. Ha posto sul tavolo questioni fortissime, al limite delle quali c'è la domanda: si può studiare Andy Warhol come si studia Piero della Francesca Canaletto, cioè con gli stessi strumenti, con la stessa distanza, con la stessa capacità di interrogare le cose e come dire, di intrecciarle, con un fondamento comune che è forse quello della oggettualità, oggettività del risultato finale, una serigrafia nel caso di Warhol, una tavola dipinta nel caso di un maestro del Rinascimento, in cui il risultato finale è pur sempre un sistema di interferenze formali, di riferimenti formali, di prove di collocazione all'interno dei riferimenti del proprio tempo. L'altra faccia della questione è la faccia del canone, della canonizzazione. E qui per l'arte contemporanea ovviamente tocchiamo un nervo scoperto. La canonizzazione avviene attraverso queste sorte di eventi cerimoniali che sono le grandi esposizioni temporanee, avviene attraverso il sistema dell'arte contemporanea che lavora attraverso le gallerie, ma ultimamente avviene attraverso queste interferenze molto forti all'interno dei musei. Tocca ad una persona oggi molto discussa, discussa nel senso forte, buono del termine, appena concluso un radicale riallestimento, riordinamento, mostra ordinamento del più importante museo italiano destinato alla presentazione, alla discussione, alla didattica, alla storicizzazione dell'arte degli ultimi due secoli, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, e
a partire da queste esperienze, da partire dall'esperienza precedente, quella del Mart di Rovereto, e forse a partire dalla sua prima esperienza di direzione museale, quello del MAN di Nuoro, una persona forte come un leone, coraggiosa davvero nel porsi di fronte al pubblico il suo mestiere di direttrice di museo, credo che varrà la pena sentirla. Alla fine di questa prima seance di posizioni magari proviamo tra di noi e forse anche con l'aiuto del pubblico ad iniziare una discussione. Tocca a Cristiana Collu. Buongiorno a tutti, grazie per le parole generose che ha usato nei miei confronti Flavio Fergonzi. In questo momento vorrei essere Cristina Collu, come c'è scritto in questa cartella che mi è stata data. Sono molto onorata di questo invito, ringrazio Enzo Baroni, il direttore del Dipartimento, e Flavio Flavio Fergonzi e anche Maria Grazia Messina, con la quale ci vediamo spesso a Roma in commissione. E mi sembra anche curioso, perché non so, non ho mai provato a, quando ho studiato, a entrare in questa scuola, non sono sicura neanche che mi avrebbero ammesso, e quindi essere qui oggi a parlare con voi è veramente una cosa che mi emoziona più di qualche giorno fa in galleria, quando appunto ho inaugurato questa mostra che avete sentito citata. Non so appunto se parlerò di questo, se non forse dopo, sollecitata da Flavio. Devo anche dire che Flavio mi ha invitato dicendomi che sarebbe stato un incontro con gli studenti, e quindi tutto il tempo osservare queste prime file invece con i professori della Normale per me evidentemente è stato, a proposito di scarti e di spiazzamenti, ecco, non so se è stato voluto o meno. E quindi in realtà sono venuta alla Normale di Pisa senza prepararmi per niente, quindi sono andata in un esame e mi sembra che non so nulla, e forse sarebbe stato per me più facile, come aveva chiesto Flavio, raccontare la mia storia, per quanto a volte parlare di sé risulti piuttosto noioso. È quello che vogliamo sentire, proprio la tua storia. E invece, quando avete parlato poco fa, mi sembrava invece sempre più necessaria questa idea di traduzione, nel senso che io ho bisogno di essere tradotta, cioè dopo avervi sentito parlare sento fortemente questa necessità. E mentre parlavate anche voi, io, grazie a questi, agli smartphone che ci vengono sempre incontro, ho preso nota di, tu prima hai citato Eliot, lo farò anch'io tra poco, però mi veniva in mente una poesia di Mariangela Gualtieri che si intitola E non lo so dire. E lei, ve ne leggo un pezzetto, dice: io sono spaccato, io sono nel passato prossimo, io sono sempre 5 minuti fa, il mio dire è fallimentare, io non sono mai tutta, mai tutta, io appartengo all'essere e non lo so dire, non lo so dire. E continua a dire: io appartengo e non lo so dire. E lei è una poetessa, e quindi con le parole dice che non lo può dire. E quindi anch'io penso di non riuscire a dire esattamente quello che faccio, come mi viene qui oggi richiesto. E, dalle polemiche di questi giorni mi chiedo anche se lo so fare, però insomma la conclusione poteva essere: io non lo so dire, ma lo so fare, ecco. E di questo, però di questo fare è l'aspetto che mi interessa di più. Perché alcune cose che sono state dette mi hanno spinto a una riflessione che è questa: io voglio fare il mio tempo. Questa espressione in italiano è molto interessante, perché quando si dice ha fatto il suo tempo significa che un po' ha finito, no? E quindi, ma significa anche fare il proprio tempo, cioè avere una responsabilità rispetto al proprio tempo. Quindi quello che per me è in gioco è sempre la responsabilità sul mio tempo. E il mio tempo io sono chiamata a tradurlo, sono chiamata a lasciare qualcosa. Non è una posizione che va contro l'idea di eredità, perché per me la prima eredità è proprio la responsabilità, ma è una riflessione sull'idea di eredità rispetto a quello che io sono chiamata a fare. E mi dispiace non parlare, non dire noi, come forse a volte in un modo polite di parlare si usa, politicamente corretto, ma io credo che sia, appartengo, come ho anche scritto, a una tradizione femminile che peraltro mi sta molto a cuore, che deve dire io, ecco, deve dire io, perché dire noi implica un prendere la parola per altri che forse ha bisogno di discussione.
E rispetto a quanto fatto in questa occasione, il 10 di ottobre soprattutto, con il rilascio di questa mostra, allestimento, secondo come la si guarda, è stato proprio prendere la parola. Ho preso la parola anche con una modalità che non mi è, che non so se mi è propria, però che a un certo punto ho rifiutato, perché non credo che chi fa il mio mestiere possa curare le mostre. Quindi me ne sono sempre fatta carico, ma l'ho fatto in una maniera diversa, diversa da quello che può fare un curatore, dando quella che è in fondo un'impronta e una visione, che è ciò che siamo chiamati in quanto direttori di istituzione a fare. In questo caso ho dovuto agire in maniera un po' più profonda, perché questo è grande rinnovamento che è stato determinato dalla riforma, con l'ingresso di persone come appunto i nuovi direttori, ha occasionato all'interno delle istituzioni una sorta di disorientamento, e questo disorientamento è stato un motivo anche non necessariamente di conflitto, però come una resistenza incredibile al cambiamento e alle trasformazioni. Le trasformazioni che, come diceva Peter Esterhazy a qualcuno che gli faceva una domanda, diceva: ma non viviamo sempre in un'epoca di trasformazione? I cambiamenti non sono sempre lì? Non è già tutto già cambiato da quando ho iniziato a parlare pochi minuti fa? A proposito, tendo ad essere brevissima, quindi questo è consolatorio rispetto anche al vostro tempo e al tempo che vi ruberò. Quindi quest'idea del cambiamento, della trasformazione delle cose nel loro processo, che sfugge a una prospettiva occidentale e che vede sempre le cose come un risultato, per me invece è, diciamo, il motivo della mia riflessione. Ecco, è come quando, dice François Julien, ci guardiamo allo specchio e ci scopriamo una ruga, come inaspettatamente, invece è lì che si forma nel tempo, e noi appunto solamente quando è già completa nel suo farsi ci salta all'occhio. Questo forse è quello che è successo in galleria in questi giorni, nel senso che ho dato voce a un cambiamento che era in atto, e che forse proprio perché è stato fatto in quella che è considerata un'istituzione che è ancora vista come il museo che consola, che preserva, risuona ancora di più. Io invece credo che quel dispositivo straordinario che è il museo ha un'altra funzione. È proprio quando diventa istituzionale, come quando ci ricordiamo che internet in fondo è frutto di una ragione governativa, quando c'è una forza come quella dell'istituzione, dello Stato, a spingere una situazione come questa, allora ci rendiamo conto che forse quello che viene lì esposto insieme alle persone che lo hanno voluto fortemente come me, è qualcosa che invece da ragione del tempo, del tempo in cui sono. Altre parole che mi hanno richiamato l'attenzione nel vostro discorso, e qualcuna anche che ho scambiato con Flavio qualche giorno fa, lui mi ha detto una cosa molto bella che ho notato, e dice: in questa mostra ci sono degli errori di grammatica. Ed è stato per me, come dire, è vero probabilmente, ma esistono, cioè si possono considerare errori di grammatica quando si mette in campo un nuovo lessico? Forse questa è una questione a cui bisogna riflettere. Altra questione che, con una franchezza che forse può avere due effetti su di voi, cioè ho un'eccessiva ingenuità che forse mi appartiene, che in qualche misura rivendico, oppure una mancanza di pudore che invece mi contraddistingue, e che molte delle cose che fanno le persone che interpretano la loro vita, la loro missione, il lavoro che fanno con la modalità con cui lo faccio io, vivono in una sorta di inconsapevolezza, di un'inconsapevolezza consapevole oppure di una inconsapevole consapevolezza, insomma una delle due cose. Quindi nel senso che succedono delle cose che sono in qualche misura non misurabili, non premeditate. Mi è stato chiesto in una recente riunione di commissione del Comitato Scientifico se avessi messo in atto una strategia o se avessi avuto in mente perfettamente che cosa io andavo a fare. In realtà no, non c'è una premeditazione, non è stato tutto costruito, diciamo, prima, ex ante, mi sono ritrovata a osservare anch'io ex post quello che avevo fatto. E questo lo dico perché
sta tutto nel desiderare di essere in qualche misura radicale, di richiedere di un cambiamento, di un posizionamento, tanto più in posizioni di responsabilità come queste. Quindi al bivio della, diciamo, di un mantenimento della conservazione e anche di un equilibrio che riguarda gli aspetti istituzionali del mio ruolo, e ho scelto senz'altro quello che poteva corrispondere di più a una mia visione. Rispetto al fatto di prendere la parola, c'è un modo di dire francese e anche una serie di mostre che sono state fatte sotto il titolo del parti pris, che non è la traduzione, non è partito preso in italiano, che invece ha altre connotazioni, ma proprio questo prendere posizione. Io ho voluto prendere posizione perché prendevo la parola e potevo prenderla solamente con quella modalità. Nessuno al mio posto l'avrebbe potuto fare, nessuno, intendo i curatori, le persone all'interno del museo, il museo. E quindi questo posizionamento che non dice che le cose stanno così, ma dice che le cose possono stare anche così, per me apre a un dibattito, apre soprattutto alla possibilità di altri di dire che le cose non stanno in quel modo, di vederle o di condividere con quella modalità. Insomma, apre a questo discorso così un po' trito e quindi, diciamo, in caduta della partecipazione, che è una parola che viene sempre usata. Per me fare in modo che le persone partecipino significa creare questa modalità di un qualcosa che prende posizione, e la presa di posizione evidentemente si offre il campo alla critica. È il famoso ritrarsi, che non è il passo indietro che recede dalle proprie posizioni, ma è il ritrarsi che crea luogo, che fa spazio, quindi che dà spazio all'altro. E di questa consapevolezza credo che le istituzioni, compresa la vostra, devono tener conto e tengono conto. Si è parlato spesso in questa occasione di questo sguardo retrospettivo. Anch'io penso che del nostro tempo noi possiamo fare in qualche misura solamente cronaca, del resto di cronaca ci riempiamo gli occhi frequentando delle immagini che poi ci narcotizzano in qualche misura. E lo sguardo retrospettivo è molto complicato da avere. C'è una sola possibilità di farlo. Uno, e lo dico guardando le persone più giovani qui in sala, si può guardare usare lo specchietto retrovisore. Lo specchietto retrovisore in macchina si usa solamente quando si deve superare, solamente in quell'occasione. Quindi per me fa parte di un grandissimo impulso. E poi invece lo sguardo retrospettivo è possibile averlo se ci immaginiamo come il passato del futuro. Da quella posizione allora è interessante lo sguardo retrospettivo, altrimenti no. E pensare qui quella posizione per me dà la possibilità di immaginare il futuro non come un territorio compromesso, e in parte lo è, ma anche come la possibilità, l'unico luogo dove è possibile il progetto. È un futuro poi che è molto prossimo, che arriva, parlando ancora del discorso delle trasformazioni che ci riguardano continuamente, che è continuamente sotto i nostri occhi. Mi sono annotata, anche io avevo studiato, però è impossibile ripeterlo qui, però ci sono alcune cose che faccio dire a persone che le dicono meglio di me, sono poeti o artisti che in qualche misura nei quali mi riconosco. E c'è un discorso che riprende anche la precarietà che ha citato poco fa anche Maria Grazia, e l'idea della ribellione, della sovversione, quindi di quello che tu, quando tu fai il tuo tempo devi comunque avere la forza di fare tu il solco, tocca a te in questo momento. Quindi per me significa non sottrarsi neanche all'idea del fallimento, che tutti noi temiamo evidentemente, io per prima, però la partita si gioca anche su questa possibilità. Del resto non cito aforismi che dicono che l'importante non è appunto questo inciampo, quanto piuttosto continuare il cammino. E allora nella sovversione del tempo scardinato che avevo messo in campo in una città come Roma, dove quest'idea di eterno presente, di super now, di iperpresente, di cui si parla tanto, è così
evidente, no? Ed è naturale per le persone che frequentano quella città e anche per noi qui oggi. Diventa improvvisamente qualcosa d'altro quando si entra nel dispositivo del museo. Comunque, Jabè, che amo molto, dice: uno dei momenti privilegiati in cui si ristabilisce il nostro equilibrio precario è proprio la sovversione. Ma parla sempre di equilibrio precario, quindi di qualcosa che sta lì appunto di cadere. E un altro che mi piace sempre moltissimo, e dice André Breton: non v'è menzogna più spudorata di quella che consiste nel sostenere, anche e soprattutto in presenza dell'irreparabile, che la ribellione non serve a nulla. La ribellione trova in se stessa la propria giustificazione, indipendentemente dalle sue possibilità di modificare o meno lo stato di fatto che la determina. È la scintilla nel vento, ma la scintilla che cerca la polveriera. E io dico che c'è bisogno che qualcosa brilli, brilli nel senso anche che esploda adesso e faccia luce su quello che viene. L'arte, scintilla e polveriera, è sempre cosa del presente, e questo tempo è per l'arte sempre più importante della sua rottura con il passato, che ne è una conseguenza. Mi sembra che mi sto dilungando, mi interessa dire una cosa sola che riguarda, ho parlato prima di pensiero femminile e quindi lo dico rivolta alle ragazze. Sono due cose che mi interessano molto. Una l'ha detta Marlène Dumas, e dice: dipingo perché sono una donna all'antica, credo nella stregoneria, non cado in trappole freudiane, un pennello non mi ricorda un simbolo fallico, se non altro l'aspetto domestico dello studio di un pittore, essere rinchiuso in una stanza, mi ricorda un po' la massaia con la sua scopa. Se sei una strega sai come usarla, altrimenti è ovvio che passerai l'aspirapolvere. Grazie. Comincio io a sparigliare un po' le posizioni di questa, come dire, di questa prima seance di discussione, e comincio con Cristiana, perché uno dei temi difficili quando si affrontano le questioni dell'arte degli ultimi 40-50 anni, diciamo dopo la frattura che avviene tra 60 e 70 della continuità del visivo, è quella del rapporto con gli oggetti, della delicatezza degli oggetti, del significato che hanno gli oggetti, del modo in cui gli oggetti raccontano il loro tempo, del modo in cui gli oggetti possono essere oggi risignificati dalla posizione che noi abbiamo. Il ruolo di un direttore del museo è anche quello di, come dire, spingere l'osservatore, il pubblico, a capire la identità linguistica, l'identità proprio semantica di questi oggetti, la loro identità. Uno sguardo a trazione così fortemente anteriore come quello del tuo ordinamento, non rischia di disabituare il pubblico a quella ginnastica complicata che è quella di entrare in relazione con codici di espressione che non sono quelli della contemporaneità? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: c'è un pubblico molto chiaramente a cui tu stai pensando. Chi è questo pubblico? Che funzione viene fatta, viene proposta a questo pubblico attraverso un ordinamento così particolare, così angolato? Allora, la tua prima domanda vabbè, è legata anche alla seconda. In qualche misura io ho ritenuto di dover fare un'operazione di questo tipo perché la sentivo nelle mie corde, era l'unica cosa, diciamo, in qualche misura autentica che io potevo fare. E l'ho potuta fare, questo lo dico con una franchezza appunto che probabilmente mi nuocerà, perché sono partita da un punto di vista che è quello della, chiamiamola così anche con le sue parole, dell'ignoranza. Cioè il non conoscere profondamente, non aver frequentato per anni le collezioni della galleria, così come avevo fatto anche al Museo Mart, mi ha permesso di avere rispetto alla collezione una distanza che ne ha consentito la ricombinazione. Quindi sostanzialmente una sorta di libertà che le mie storiche dell'arte non si sarebbero mai potute permettere, e persino non immaginavano, che per me è stata la cosa quindi più grave da riscontrare.
ho portato anche una sorta di leggerezza, diciamo così. Io penso che quando si lavora bisognerebbe sempre divertirsi, nel senso più nobile del termine, e questo è quindi quello che abbiamo fatto anche noi. Questa leggerezza viene trasmessa per me con un riscontro da parte del pubblico, che è quella di un riconoscimento, di un linguaggio che ci appartiene, oggi che noi frequentiamo le immagini, tutte le immagini, molto più di quanto facessimo anche solamente qualche, non so, 10-5 anni fa. E quindi sì, ti ho svelato due aspetti. Ho bisogno di prendermi questa libertà, e in qualche misura si può amministrare anche il patrimonio senza avere questa sindrome, sostanzialmente, no? Senza esserne completamente sedotti, perché a quel punto si diviene ostaggio solamente dell'idea della conservazione. Mentre, ripeto, comunque la collezione, il patrimonio rappresenta un'eredità, e sappiamo bene di fronte all'eredità quali sono le posizioni che noi dobbiamo tenere, e che comunque non potremo mai trasmetterla così com'è. La questione che apro adesso a Maria Grazia è quella della sofferenza del paradigma storico. Io nel mio lavoro di storico dell'arte sono abituato a partire dalla concretezza degli oggetti, dalla concretezza dei testi, a muovermi attraverso un paziente smontaggio e rimontaggio delle cose. Credo che anche nella tua didattica quotidiana questo sia il cuore del tuo lavoro. Questa difficoltà di di mettere insieme paradigma storico e oggetti che sembrano respingere l'uso, la possibilità di un paradigma storico, genera sconcerto negli studenti o genera invece la curiosità e la volontà di applicare metodologie che siano le più possibilmente concrete, filologiche? Cioè il risultato è un risultato che sposta l'attenzione dei giovani, degli studenti, verso la parte più più scivolosa, più liquida dell'arte contemporanea o della metodologia dello studio dell'arte contemporanea, o piuttosto verso un irrigidimento, verso una volontà di trovare dei modi di interrogazione che siano più storicamente, filologicamente fondati? Cioè, quale di queste due possibilità ti sembra, di queste due tendenze ti sembra oggi più verificabile secondo la tua esperienza? Diciamo che in questa contraddizione che tu stai ponendo fra questi due diversi approcci sta proprio la sfida che per noi costituisce la ricerca artistica dell'oggi, le opere che mette in campo e che in un certo senso pur nel loro darsi noi dobbiamo cercare di analizzare e di decostruire. Cioè sono opere del presente, ma di un presente che, come si è detto anche da altri, si è fortemente ispessito, cioè un presente che è stratificato, sedimentato di memorie da una parte, di cui le opere sono portatrici, forse anche a un livello inconsapevole, e poi di anticipazioni di latenze future. Quindi la filologia, che per quando si parla di opera d'arte contemporanea degli ultimi decenni consiste soprattutto nel rintracciare il tessuto contestuale di produzione, di ricezione dell'opera, deve più che altro condurre a mantenere alto questo margine di interrogazione rispetto all'opera stessa. Dicevo, non deve essere una filologia soltanto repertoriale o descrittiva, un'enumerazione possibile di fonti o di contesti, ma deve essere appunto incentivo a chiedersi, a porsi in questione riguardo allo statuto di queste opere, di cui per primo luogo la domanda portante è: ma si tratta di arte? E se arte, cosa intendiamo noi con questo termine? Che cosa vogliamo mettere in atto con un'esperienza a cui continuiamo a dare il nome di un'alterità
arte, perché fare arte comunque mettere in campo una modalità di produzione o di presentazione di oggetti che sia appunto diversa da quella che è nella nostra esperienza quotidiana. Quindi l'archeologia, come ti dicevo prima, sicuramente è necessaria, ma va sostanziata di spessore critico e di forte capacità di rischio, di ipotesi, di lettura, cioè farsi sfidare da queste opere e trovarne in qualche modo una ragione, perché una ragione c'è, appartiene al nostro presente, appartengono alla nostra modalità oggi di essere, quindi hanno una loro profonda ragione e legittimazione nella condizione attuale. Quindi cercare di districarle in un qualche modo. Io credo che quella posizione che aveva espresso Maria Grazia a un certo punto della sua riflessione, cioè che i tempi dell'opera sono tempi altri rispetto ai tempi della storia, cioè che in questo iato, in questa frattura, in questa in quest'occhio speciale che ha l'artista verso le cose, si deve cogliere non una contiguità ma una frattura, una faglia, qualcosa che non torna, qualcosa che viene proposto per il domani. Credo stia una delle chiavi, no, della volontà che Cristiana ha avuto nel smontare così profondamente alcune identità collezionistiche che sembravano identità collezionistiche molto, molto, molto presenti, molto forti, molto, nel caso della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, in qualche modo anche molto conseguenti a ordinamenti, a storie di direttori, a visioni che i direttori avevano della stessa continuità della storia, non fatta per faglie, non fatta per provocazioni, non fatta per fratture, ma fatta con una sorta, diciamo, di paradigma vasariano, no? Di continuo avanzamento verso una vittoria a tutti i costi del domani, dell'avanguardia, che diventava un imbuto da cui francamente non se ne usciva. Io stavo pensando però a certe operazioni che ha fatto Cristiana, specialmente al MART, quando le sono stato insomma un po' più vicino nella fase in cui ero io membro del comitato scientifico, e sto pensando da un lato alla mostra sulla guerra, la possibilità di leggere un tema storico, un tema che avrebbe potuto essere letto, la prima guerra mondiale, attraverso le testimonianze figurative, che è diventato qualcosa di diverso, è diventato un momento in cui l'opera d'arte contemporanea è servito da collante tra struttura del museo, quindi percorribilità del museo, e opere d'arte che parlavano di quel, tematicamente di quel fatto. E poi all'esperienza, insomma, di avvicinare il tema del ritratto altissimo quattrocentesco di Antonello da Messina alla problematica della ritrattistica contemporanea, un'operazione sulla quale io sono stato invece assai più tiepido, se non altro perché c'era un problema visivo creava una spaccatura tra le due mostre, l'invenzione della fotografia, un dispositivo che rendeva di fatto inutili alcuni aspetti della ricerca di Antonello da Messina della grande ritrattistica quattrocentesca, nella ritrattistica del secondo Novecento e dei tempi più vicini a noi. Vorrei che a questo proposito ci dicesse qualcosa, Cristiana, da come erano nate le due idee e come ha cercato di svilupparle, tenendo conto di questo asse portante molto forte della sensibilità contemporanea. Sì, allora la prima, una delle riflessioni era quella che nessun direttore vorrebbe fare una mostra sulla guerra in qualche misura, ma non perché non voglia parlare di quell'argomento, ma perché quell'argomento esiste. E questa è una questione che anche quando in questi mesi, quando ho preparato Time, mi tornava in mente, nel senso che anche per ragioni proprio strutturali della Galleria Nazionale c'è una sala che è dedicata al tema della guerra, perché ci sono tre opere che sono inamovibili, e quindi quell'argomento è tornato in qualche misura a visitare anche quei luoghi, e il ritrarsi rispetto a quell'argomento era in qualche misura non,
uno vorrebbe che non esistessero, ecco, che non ci si, non si deve parlare di questo per questa, per quella ragione. In quel caso però c'era un discorso istituzionale, una chiamata istituzionale molto forte a, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, in un territorio come quello del Trentino Alto Adige, così sensibile a quella tematica, a fare una mostra che fosse in qualche misura rappresentativa di quella storia. E per me fare la mostra della Prima Guerra Mondiale, dedicata alla Prima Guerra Mondiale a Rovereto, è come fare, non so, una mostra di Gesù a Betlemme, insomma, è la stessa cosa, perché c'è un'enorme competenza del territorio rispetto a questo tema, un'enorme frequentazione di quel tema e una presenza, anche se sorda, apparentemente sorda, ma in realtà molto, molto viva. Ma proprio questa situazione ambientale ha permesso a questa mostra di essere così osmotica rispetto alle esperienze di questo territorio, che poi riassumevano e facevano sintesi di quelle anche del nostro paese, e hanno permesso in qualche misura all'arte di fare quello che Flavio ha appena detto, ma e a noi soprattutto, di fare una scelta che è stata condivisa, cioè ci siamo fermati tutti al di qua dell'orrore. E riconoscendo in qualche modo all'arte quello scarto di cui si è parlato poco fa, per cui anche rispetto al racconto più crudo di una realtà così tremenda, l'arte fa un passo indietro e guarda altrove. Questo guardare altrove è come rilanciare, no? Rilanciare verso una possibilità. E la mostra ha intrecciato moltissimi discorsi, tra cui appunto le testimonianze, i documenti, la storia, una mostra molto complessa, che in qualche modo ha messo d'accordo tutti, proprio per questa capacità che ha avuto di assorbire tutte queste istanze. Nello stesso tempo invece la mostra di sempre che ha citato, che era una sorta di binomio, la mostra di Antonello da Messina, che è stata curata dal professor Bologna, e invece quella sull'altro ritratto che ho chiesto a Jean-Luc Nancy di curare, così mi riaggancio anche a quello che diceva Maria Grazia, cioè questa necessità, almeno mia, di avere altre voci, mie non solo evidentemente, altre voci oltre a quelle degli storici dell'arte, a raccontare un qualcosa che l'arte stessa veicola, e cioè appunto se non il nostro tempo, almeno il proprio. E in quel caso per me era dimostrare ancora una volta, per me c'è sempre il museo al centro del discorso, ecco perché a volte ci sono queste discrepanze, cioè da una parte la storia dell'arte, dall'altra il dispositivo del museo, della Galleria Nazionale o del Museo Mart. Per cui io volevo dimostrare che era possibile fare una mostra impeccabile sotto tutti i punti di vista di un autore come Antonello da Messina, dimostrarne anche la sua valenza e la sua forza contemporanea, e nello stesso tempo affiancarla a una visione a partire dall'icona, che è l'icona dell'Annunciata, potesse poi introdurre un altro tipo di elemento che invece attraversa la storia dell'arte contemporanea, o perlomeno l'arte contemporanea. L'operazione infine è riuscita e a far sintesi in questo caso su due tesi così contrapposte e distinte è stato il visitatore che appunto attraversando gli spazi del museo si trovava in tempi diversi, in momenti diversi, a riconoscere in qualche modo qualcosa che gli appartiene, ed è quello che succede anche in Time. Se le immagini non ci toccano, non arrivano, e noi dobbiamo fare in modo che arrivino, questo dialogo poi diventa muto. E questo si collega anche a una mia posizione rispetto all'eccesso indicativo, che è arrivato a degli estremi nella magnifica sessione, nella quale non ho messo neanche appunto una didascalia, perché ci diciamo così competenti, esperti nell'immagine, ma ancora una volta quando questa immagine è dentro il museo c'è questa sorta di disorientamento, e l'invito in quel caso era a fare questa sorta di passeggiata all'interno del museo senza sentire, senza essere soverchiati, ecco, da questo, dalle cose che ci circondano, e non trovare in tutti i dispositivi che
trovate all'interno di un museo qualcosa di consolatorio che ci rassicura e in qualche modo ci impedisce di avere questa relazione diretta con l'opera che era quella che io cercavo. Ed era molto divertente vedere alla fine, dopo le pressioni ricevute dalla commissione scientifica e anche da altri del museo, scherzo ovviamente, avevamo fatto un vademecum, c'era una magnifica sessione istruzioni per l'uso, ed era molto divertente vedere che erano delle persone che attraversavano le sale con il naso dentro il librino per capire chi era quello o quell'altro autore, e invece altri che invece liberamente avevano accettato questa provocazione, così si può dire, invece di attraversare delle sale e di farsi coinvolgere o travolgere da questo eccesso delle immagini, un eccesso che l'ha legato all'aspetto del collezionismo, perché lì la cifra che manteneva in piedi quella mostra era proprio non solamente la collezione del marzo, ma il fatto che quella collezione avesse dietro di sé e fosse sostenuta da un collezionismo contemporaneo molto forte. Grazie. Posso siglare solo una cosa? No, io conosco bene i colleghi del comitato scientifico con cui tu hai avuto una discussione a proposito appunto di questa risistemazione che ha sovvertito completamente l'ordinamento cronologico delle sale della galleria e l'ordinamento per scuole, per generi e per fasi successive. E potrei dire per loro quello che dice Al Foster alla fine del suo fortunatissimo manuale L'arte dal Novecento: il pubblico si aggira ora sconsolato per le sale del museo come se si trovasse alla fine dei tempi. Diciamo che questi miei colleghi del comitato che si sono sentiti così spiazzati hanno insomma alimentato una polemica, hanno provato questa situazione di trovarsi alla fine dei tempi, al di fuori dei parametri di ordinamento. Devo dire che però una situazione in cui una scultura fortissimamente retorica, lo diciamo, no? Come l'Ercole Caco di Canova, si trova fronteggiata a un'opera di un artista dell'arte povera come Giuseppe Penone o Pompino Pascali, una dietro ed una avanti, ci porta per forza di cose a cogliere ognuna di queste opere non nell'ordinamento di una sequenza che poi le appiattisce, le omologa in un'unica temperie di gusto, ma a viverle ciascuna nella sua singolarità, nella sua specificità, risaltano, vengono fortemente sottolineate nella loro unicità, e questo allestimento ti porta a fare delle interrogazioni, cioè finalmente diciamo, si tratta di stimolare anche il pubblico a recepire la visita al museo in termini critici, cioè in termini di farsi delle domande: che significa quest'opera o che significa quest'altra. Certamente l'accostamento di Fontana a Morandi, come dicevamo anche altre volte, in virtù di un'assonanza, forse anche di ricorsi cromatici, così può assolutamente spiazzare o dare fastidio, però si è interrogati fortemente su cosa possa aver significato Morandi, di che quali tempi è portatore, di quali tempi è portatore invece Fontana. Cioè il museo deve essere un esercizio di giudizio critico, deve mobilitare l'osservatore, non assuefarlo in una rete confortevole di rassicurazioni su come sono andate le cose. Quindi se questi nuovi allestimenti, no, che sovvertiscono le sequenze recepite, sembrano degli attentati all'esercizio della storia, d'altra parte sono veramente l'incentivo invece a esercitare quel giudizio di valore di cui vi dicevo prima, che per me è il fondamento stesso dell'atto storico. C'è un rischio, il rischio è quello della tematizzazione, che è il rischio più voglio dire, è il rischio semplice, è il rischio di semplificare le cose. Quando il filo conduttore dell'osservatore che percorre le sale di questi ordinamenti fortemente tematizzati, fortemente legati a un sentire comune del pubblico che ritrova il tema come filo conduttore all'interno della sala, si rischia di perdere quella specificità, quella tensione, quella ricchezza
intrinsecamente linguistica, intrinsecamente espressiva delle opere, e l'esercizio diventa quello non più di una interrogazione, ma di un filo conduttore che viene ritrovato all'interno della stessa sala. Dico questo perché è stata la grande moda, insomma, dal riallestimento della Tate in avanti, quello di radunare non più per poetiche, non più per stili, non più per sequenza storica, ma per temi. E riesce ovviamente più facile nel Novecento, anche se sono stati fatti degli esperimenti, specialmente nelle esposizioni, per fortuna non nei musei, anche sull'arte alta. La ridisposizione, temo che sia, cioè il valore aggiunto della ridisposizione, temo, il rischio può essere questo, che sia un privilegio per pochi, che sia una sfida per pochi, quella di riuscire a ritrovare questi cortocircuiti nuovi che rimotivano, risemantizzano le opere. Un atteggiamento, un rischio di un atteggiamento di questo genere può essere quello di una più tranquilla, forse anche un po' pigra, tematizzazione di un filo che accompagni le sale secondo dei temi che possono essere iconografici o più semplicemente visivi, oppure di ricorrenza di determinati temi visivi all'interno della stessa stanza, della stessa sala. Credo che sia una responsabilità molto grande quella del direttore di museo tenere presente questi due piani. C'è un piano proprio di verità profonda, intrinseca, che l'opera ha, tenendo conto di quello che era il volere artistico di chi l'ha prodotta in quel determinato momento, e dall'altro fatto di non impigrire il pubblico attraverso una sequenza che è una sequenza di prossimità di tipo semplicemente stilistico. Forse qui è credo che sia la forbice, il momento in cui il direttore di museo deve riuscire a trovare il punto d'incontro. Posso? Sì? Volevi concludere, ma vorrei dire due cose. Uno su questa, siccome mi è stata già fatta quell'osservazione su Fontane e Morandi insieme, al di là della cromia, che mi sembra appunto una sorta di, nella ricerca di una motivazione, trovare quella forse più immediata, ma non è così, quella è una sala sul rigore, il rigore che i due artisti poi alla fine mettevano in campo nelle loro opere. Rispetto a quello che dicevi poco fa, cioè la responsabilità di chi dirige un'istituzione, appunto io lo dico anche, lo dichiaro, è che prendere distanza dalla storia dell'arte, nel senso che facciamo due mestieri diversi, e non penso che sia molto complicato, che non sia interessante per chi per esempio fa lezione da noi, lo fa da generazioni, non ritrovare più dispiegato cronologicamente per periodi o per ismi, li hai definiti tu, perché in qualche misura neanche quelli rendono conto, danno conto di una complessità. Chi l'ha detto? Sappiamo tutti che, non so, l'Ottocento non era così, che quel periodo storico non era così. C'è una sala al museo dove c'è un Duchamp del 1902, che è un paesaggio anche molto grazioso, e poi c'è la ruota, ci sono passati pochi anni, dove c'è Klimt, dove c'è Cézanne, dove è una sala un po' esplosiva, dove con una forza centripeta che fa capire dove a un certo punto le cose vanno ognuna per direzioni diverse. Rispetto invece ancora una volta al discorso dell'allestimento, quello è quel cosiddetto racconto che si fa all'interno delle sale di un museo. Non è un libro, c'è un'altra dimensione, c'è lo spazio di cui si deve tener conto, e questo spazio viene attraversato dalle persone, che ha tantissimi traguardi visivi, e io non ho dubbi sul fatto che chi visita un museo debba dire che è bello, cioè che le sale devono essere belle, devono essere sorprendenti da questo punto di vista. Cioè io non discuto chi dice c'è un'estetica, perché allora vuol dire che mettiamo in discussione anche le cose che noi facciamo, cioè voglio dire liquidiamo in senso deteriore una serie di concetti che invece ci sostengono. Poi estetica sul suo significato potremmo aprire una discussione che forse non è il caso di fare in questo momento. Però eccomi, al di là del racconto, per me c'è un aspetto che riguarda il cinema. Museo e cinema nascono più o meno nello stesso periodo, hanno storie differenti, vanno tutte e due in crisi e tutte e due invece sorprendentemente sopravvivono e resistono. Grazie.
È previsto ora un rinfresco nella sala del Gran Priore, ci ritroviamo qui alle 2:30, cerchiamo di essere puntuali in modo di avere un po' di tempo prima dell'inaugurazione. Riprendiamo puntuali, dopo il direttore di museo, che come avete visto la pretende anche un po' sismografo della contemporaneità, la volta del critico militante curatore. A dir la verità, Angela Vettese ricopre uno spettro molto vasto di posizioni, dunque di mestieri che ruotano intorno all'arte contemporanea. Insegna all'università, insegna storia dell'arte contemporanea allo UAV di Venezia, è autrice di testi di riferimento con taglio di alta divulgazione sull'identità stessa dell'arte contemporanea. Credo che il suo Capire l'arte contemporanea, che ha avuto una prima edizione nella seconda metà degli anni 90 e che poi ha continuato con Allemandi in edizioni successive, sia uno dei libri che ancora più oggi sono consultati per capire quali siano, come dire, statuti e linguaggi di questa, di questa categoria della produzione. È stata e continua ad essere responsabile di istituzioni che promuovono il lavoro degli artisti, dalla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, alla Galleria Civica di Modena, alla Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano, e si è trovata di recente con la Quadriennale di Roma, le è capitato alla Biennale di Venezia, di essere nei comitati che devono fare proprio i giurì, devono scegliere la qualità delle opere, devono scegliere gli artisti che espongono alle esposizioni collettive, le più importanti. Il problema quindi del giudizio qualitativo e il problema dello sguardo storico sul contemporaneo si sono inevitabilmente intrecciate nella sua esperienza e nel suo lavoro. Tocca a lei quindi la parola. Grazie, innanzitutto sono I am flattered, si direbbe in inglese, ma non tanto io, credo che tutto l'ambito dell'arte contemporanea dovrebbe essere veramente onorato e appiattito letteralmente dal fatto che questa grande istituzione rivolta al sapere in Italia apra il suo anno accademico con l'arte contemporanea, con un simposio dedicato all'arte contemporanea, perché noi sappiamo che l'arte contemporanea è una cenerentola nel mondo dell'insegnamento universitario, le cattedre esistono da pochi decenni e tutto sommato ciò che è veramente strettamente contemporaneo è ancora guardato con un notevole sospetto. Per esempio tutti i metodi critici di indagine che sono stati elaborati nello stretto contemporaneo per quanto attiene all'arte strettamente contemporanea sono guardati con sospetto, come per esempio registrazioni audiovisive, interviste, documentazioni che non siano le documentazioni tipiche come scambi epistolari, piuttosto che insomma tutto ciò che noi sappiamo essere già attivo nell'ambito della storia, no? Già utilizzabile, considerato utilizzabile nell'ambito della storia. Quindi grazie, prima di tutto grazie alla Normale di Pisa e grazie a Flavio Fergonzi. Una seconda annotazione estemporanea: perché io mi trovo a fare tutti questi mestieri? Perché in Italia occuparsi di arte contemporanea è un po' così, nel senso che noi siamo un paese piccolo e non ci si riesce a ricavare una nicchia. Per esempio il critico di giornale, che è stata per molto tempo la mia attività principale, perché non abbiamo un mercato abbastanza grande. Io non ho potuto mai permettermi di vivere sulla base dei miei articoli sul Domenicale del Sole 24 Ore, ma non è una questione di denaro, è una questione in realtà di appunto bacino linguistico, per cui alla fine a me sarebbe piaciuto da piccola essere Roberta Smith, ma non ho potuto fare quello perché Roberta Smith è una signora che viene pagata per non fare altro, cioè per avere un giudizio così inequivocabilmente oggettivo, anche se personale, da appunto essere posseduta dal suo giornale e basta.
Devo dire che non sono sicurissima di essere stata sfortunata, perché questa necessità di guardarmi intorno a 360 gradi, 320 diciamo, mi ha consentito, nel senso che il mestiere del mercante non l'ho fatto, mi ha consentito di vedere le cose dell'arte in maniera poliedrica e credo che un giudizio sull'arte, se di questo si tratta, non lo si possa dare da uno sguardo, da un punto prospettico solo. Credo che sapere che cos'è la committenza, sapere che cos'è un museo, sapere che cos'è l'attività di una galleria, sapere che cos'è l'attività di un ente come la quadriennale o di un ente più attivo, più capace di rinnovamento come la biennale, siano tutti momenti importantissimi appunto per capire come si muove l'opera d'arte, che comportamento ha nel nostro mondo, come si muove l'artista e anche se, quando, in quali circostanze riusciamo a estrapolarne un'opera o un operato di un artista per farne, diciamo, un nostro punto di riferimento spirituale. E mi perdonerete se uso questo termine, ma lo trovo assolutamente appropriato. Io penso che alla fine, così, lo penso apoditticamente, lo penso in modo assiomatico, io penso alcune cose dell'arte anche se so che non ci sono prove. Il discorso, chi si occupa di che cos'è l'arte, della domanda che cos'è l'arte, ecco, chi si occupa di questo sa benissimo che nessuno ha mai risposto, che Dino Formaggio ha risposto l'arte è tutto ciò che gli uomini hanno chiamato arte, sa che insomma fondamentalmente accanirsi sul volere dare delle risposte con prova provata su questo tema è impossibile. Però certamente io devo darmi delle risposte. Per me l'arte è qualcosa che mi parla di spirito dei miei tempi, di spirito forse anche dell'uomo, forse addirittura della vita, dell'essere vivente, a prescindere dal fatto che si tratti di un uomo o di un cane o di vegetali. E penso anche che l'opera d'arte sia qualcosa che, per riprendere un nome che è stato fatto stamattina, come diceva Arthur Danto, ha un aboutness, cioè riguarda qualcosa e mi parla di quella cosa, e molto spesso mi parla di quella cosa in tempi molto rapidi. E qui riprendo un altro nome che è stato fatto stamattina, cioè Marshall McLuhan. Cioè Marshall McLuhan diceva: l'arte ci vaccina rispetto a ciò che ci sta per accadere, perché lo capisce un po' prima, l'artista capisce un po' prima e soprattutto è molto rapido nell'esecuzione. Cioè un architetto ha tempi lunghi di progettazione, di permessi burocratici, di pensiero tecnico su come costruire. Un artista più o meno può anche decidere di fare così, non a casaccio, però il gesto dell'artista può essere molto veloce una volta che abbia le idee chiare. E quindi molto spesso gli artisti visivi hanno, come del resto in molti musicisti, hanno la possibilità di essere on time, di essere proprio sul pezzo, di essere capaci di comprendere quello che ci sta per succedere. Non a caso, per esempio, sono stati i primi che hanno capito la portata del videogioco. Mi ricordo una biennale lontana, sarà stato un 2009, in cui Paul Chan ha lavorato sui videogiochi, sull'estetica del videogioco. E noi sappiamo che oggi il videogioco è uno dei campi in cui la visualità, ma non solo la visualità, anche la programmazione intesa come linguaggio matematico-tecnico si esprime meglio. Quindi, diciamo, apoditticamente, sapendo che non ho nessuna giustificazione per dire ciò che dico, ritengo che l'arte contemporanea e che l'opera d'arte in generale sia ciò che mi parla dello spirito di un tempo e sia ciò che riguarda quindi dei temi rilevanti, dei temi non qualsiasi, i temi rilevanti per me, per chi fa parte della famiglia umana, per chi fa parte della famiglia dei viventi. Quindi a me è stato chiesto di parlare del curatore. Chi è questo benedetto curatore? Il curatore evidentemente è una figura che non è sempre esistita, anzi non è esistita mai, esiste soltanto da quando esiste una nuova struttura di disposizione, esposizione dell'atto comunicativo che è
l'opera d'arte e diciamo che noi abbiamo un passo a due tra esposizioni, mostre e musei e curatela. Il curatore nasce forse nel 1870 con la ribellione degli impressionisti che vanno nello studio di Nandar, forse nel 1895 con la prima Biennale di Venezia. Chi è che decide cosa c'è in quelle mostre? Sotto sotto sono gli artisti, gli intellettuali, però certamente una professionalizzazione di questa figura, cioè una definizione più precisa, arriva nel tempo, perché prima ci sono i commentatori, quindi c'è un Diderot, c'è un Baudelaire che scrivono delle cronache dei salon meravigliose, criticabilissime. Tutti sappiamo che Baudelaire ha detestato la fotografia e di lui ancora ci facciamo beffe per la sua ingenuità di sguardo sulla fotografia, così come ci facciamo beffe di tanti altri letterati che pur con grandi penne hanno capito relativamente poco del nuovo che veniva avanti. Ci facciamo gioco anche del pubblico, francamente, perché non è che il pubblico sia dominus del giudizio artistico. Voglio solo ricordare che appunto nella prima Biennale di Venezia 1895 il grande successo fu un quadro, il supremo convegno di Giacomo Grosso, che rappresentava un Don Giovanni morto dentro la bara, dentro una chiesa, con 5-6 ninfe intorno a lui, ancora eccitate da questa figura così seducente ancorché rigido e morto. E questo quadro finì in un naufragio, perché tale fu il suo successo di pubblico che venne portato in tournée. Quindi diciamo, non è che il pubblico, la reazione del pubblico ci debba dire qualcosa sulla valenza storico-artistica di un'opera. A volte ci dice molto sulla valenza scandalistica piuttosto che sulla valenza di immediata capacità di sollecitare emozioni, ma non di sollecitare emozioni perduranti. Quindi dicevo, la figura del curatore nasce con l'attività di esposizione temporanea permanente delle opere d'arte, quindi nasce insieme alle mostre, nasce insieme ai musei, e però direi francamente che è nel periodo che viene dopo la Seconda Guerra Mondiale che possiamo veramente nucleare coloro che riescono a individuare l'aboutness, cioè riescono a individuare qual è il problema solido, qual è il problema interessante attorno al quale ci si può arrovellare e quindi attorno al quale gli artisti stanno muovendosi. Gli artisti possono fare cose interessantissime, bellissime, ma parte del loro lavoro appunto sta nel cogliere il tema. Allora, se io penso a un momento che mi sembra aurorale, è 1955, Pontus Sultan che organizza la mostra Le Mouvement presso la galleria di Denis René. Quindi nessun museo, una piccola galleria, ma un grande tema. L'opera in movimento, da Calder a Soto, con degli echi di arte pre-optical, cioè, diciamo cinetica nel senso proprio del termine, quindi opere in movimento, ma anche opere che suscitavano il movimento retinico. Perché è aurorale? Perché lui sceglie il tema, lui sceglie la dimensione del catalogo, che è più o meno quella di un LP, un catalogo molto bello, quadrato. Lui sceglie, scrive i testi, lui sceglie l'allestimento. Certo, dietro di lui c'era, per esempio, il grande Duchamp, che non si conosce mai abbastanza, degli allestimenti, il grande Duchamp che fu alleato di Peggy Guggenheim, che creò l'allestimento della mostra surrealista del 38, che fece, non so, dalla griglia di corde alla caduta dei sacchi, all'infilata dei manichini, come elemento unificante rispetto alle esposizioni di cui si occupava sempre così un po' da dietro, facendo finta di non fare l'artista, tranne poi insomma far vedere alla fine della sua vita che l'artista l'aveva sempre continuato a fare, tanto è vero che
chi vada a Filadelfia non solo vede il grande vetro, ma vede anche Tandonè, che è l'ultima opera che insomma, è stata praticamente svelata insieme alla morte dell'artista stesso. Allora, dicevo, 55, Pontus sul Ten, guarda caso, è anche colui che poi 12 anni dopo, no, quant'è, molto di più, 22 anni dopo, si inventa il Pompidou. Cioè, è così allerta Pontus sul Ten, questo enorme signore svedese, ma scarpe grosse, cervello fino, è così allerta che capisce anche che ormai c'è bisogno di grandi macchine che siano anche dei decompressori sociali. Il museo può diventare un luogo di attrazione culturale per le famiglie, e lo sviluppo massimo di questo lo vediamo nella Tate Modern attuale, quindi luogo dove sì, ci sono le esposizioni tematiche, ci sono le esposizioni di approfondimento, ci sono le esposizioni per i ragazzi, e ci sono anche delle aree meravigliose per perdere tempo. E tutto questo è un modo per fare sia tutela sociale sia cultura. Poi naturalmente sono temi, come deve essere fatto un museo è un tema troppo vasto, per discuterne sarebbe tutto un altro convegno. Contemporaneamente, cioè dopo il 55, nascono tante altre figure di questo tipo, però imbarazzate. Diciamo, c'è un grande imbarazzo su chi debba essere il coordinatore di una mostra. Per esempio, la nostra Carla Lonzi vuole abbandonare il mondo dell'università, che invece gli avrebbe aperto le porte, e registra con il magnetofono per poi fare un collage che tradisce questa registrazione medesima delle interviste che fa dal 64 in poi. Un personaggio che non viene mai catalogato tra i critici d'arte, ma a mio avviso lo è Ugo Mulas, grande fotografo, il quale dal 64 in poi va negli studi degli artisti americani a fotografare il metodo e cosa fanno giorno dopo giorno questi artisti, e prende non il testo verbale ma il testo fotografico come modo per spiegare come si fa l'opera. E poi, diciamo, il documento più classico che ne nasce è New York, Arte e Persone, questo libro impossibile da ristampare perché non si trova più la carta, non si trovano più quel tipo di bruciature, eccetera. Perché dico che sono critici imbarazzati? Perché una usa le parole, ma non proprio le parole, diciamo, di una sintassi scritta, usa le parole di una sintassi parlata, salvo poi tradirla un po'. L'altro non usa le parole. Un altro ancora, che nasce da Carla Lonzi e Germano Celant, che nel 1967 proclama di voler fare sostanzialmente il cronista e non lo storico, o quantomeno il cronista, eventualmente lo storico, certamente non il critico, cioè certamente non colui che valuta, tanto è vero che il suo libro più importante di quel tempo, Arte Povera 69 Mazzotta, è un libro in cui a ciascuno degli artisti vengono date lo stesso numero di pagine, e a lui anche, 6 per ciascuno, e anche lui, come diciamo pari tra i pari e non primus inter pares, anche lui si prende 6 pagine e le scrive. E usa il mezzo scrittura, però anche altri artisti usano il mezzo scrittura, anche se non solo, in quel libro. In realtà tutto questo è contemporaneo a cose che stanno succedendo nel mondo anglosassone, come Lucy Lippard, 1973, ma l'operazione era nata molto prima, Six Years, il libro in cui lei, invece di interpretare quello che è successo nel mondo del concettuale, lo testimonia attraverso documenti, quindi 66-72, 6 anni di documenti in cui mette uno dopo l'altro lettere, telegrammi, fotografie di mostre, eccetera. Robert Morris, un altro artista, nel 1968 raccoglie una serie di artisti
in uno scantinato della Galleria Leo Castelli, anzi convince Leo Castelli a comprare o affittare uno scantinato e organizza la mostra Nine at Leo Castelli, cioè organizza una mostra di artisti che staranno in uno scantinato a lavorare mettendo l'accento sul lavoro in progress e non sul lavoro fatto, senza nessuna attenzione per il pubblico, perché se stai in uno scantinato sai che il pubblico non arriverà, arriveranno i tuoi amici. Sostanzialmente il pubblico sono gli artisti stessi che si guardano l'un l'altro, e quindi lui, Robert Morris, fa il curatore di una mostra in cui non c'è il pubblico e non c'è l'opera. Però c'è il processo attraverso cui si fa l'opera e c'è una comunità di artisti che hanno capito che il problema in quel momento è la processualità, è la metodologia, è il procedimento attorno a cui l'opera si configura e si analizza. A quel punto nasce, diciamo, un po' l'industria del curatore, cioè siamo pronti. Stiamo per arrivare al curatore come figura istituzionale del sistema, e direi che la prima, tra le tante che potremmo citare, ma la prima è forse Harald Zeman, 1969. When attitudes become forms. È una sorta di ripetizione differente, ma non tanto, in cui c'è in più il pubblico, di Nine at Leo Castelli. Cioè, Harald Zeman assume su di sé, in definitiva, tutte le caratteristiche dell'artista, cioè la figura del guru, la figura del nato sotto Saturno, la figura di colui che ha dietro una leggenda, di persona veggente, insomma, chi ha letto Chris e Kurz, queste cose, le mastica, Witkower, Klibanski, Panofsky, Sachs, eccetera. Harald Zeman è questo signore col barbone, questo signore un po' sessantottino, eccetera, che però ha un metodo di lavoro assolutamente direi aziendale, cioè un enorme tavolo con cui una sedia qua, una là, e qua lavoro una mostra, qui lavoro un'altra, qui lavoro un'altra. Dico queste cose perché sono state recentemente studiate e si è capito come lavorava, con un metodo molto molto sistematico. E When Attitude Become Form diventa una mostra, come dire, paradigmatica di come si fa una mostra nel nuovo tempo. Nel nuovo tempo si fa una mostra coinvolgendo gli artisti, aprendo un po' al pubblico e al contempo inserendo un tema forte. Questo, diciamo, sistema poi va avanti e inserisce alcune altre variabili. Per esempio, è vero che io parlo di curatore guru, e ne abbiamo molti, evito di citarli perché naturalmente oggi siamo pieni di curatori che così hanno un po' il mito della persona vedente, se non veggente, no? Quella che vede più lontano. Ma al contempo incominciano a nascere le équipe. Trovo molto interessante quello che ha fatto Elena Kontova nel 1993 alla Biennale di Venezia, molto prima di altri e con meno forza comunicativa, quindi non lo si sa ancora fino in fondo. Cioè Elena Kontova creò l'ultima edizione di Aperto con un'equipe di curatori che andavano da Francesco Bonami a Jeffrey Deitch a altri 6-7 personaggi che l'hanno aiutata a cogliere lo spirito dei primi anni 90, il famoso spirito post-human, eccetera. Quindi nasce anche la mostra con il team curatoriale, che poi viene ripresa nel 2002 da Qui Envezor, che viene ripresa nel 2003 da Ansuri Kobrist con la stazione Utopia, sempre alla Biennale di Venezia, eccetera, 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 fino alle ultime, diciamo, documenta e biennali, che sono sempre più o meno state fatte con chiami alle genti, chiami ai consulenti, però sempre con un'operazione di team, appunto. E poi arriva Obrist, che è sicuramente un ciclone. Perché? Perché con Obrist si esplicita un processo che era già implicito nell'operato degli artisti, ma lui lo porta in maniera così chiaramente disvelata nel mondo dei curatori. Obrist libera la mostra e quindi l'azione del curatore dal luogo. Le prime sue mostre sono nella sua cucina, poi passa alle pagine del Süddeutsche Zeitung con l'aiuto dell'organizzazione Museum in Progress, poi porta dei puzzle di Boetti
in una linea aerea, la stessa linea aerea decora le code dei suoi aerei con appunto delle citazioni dalle opere di Boetti stesso, e poi Obrist fa, non so, Cities on the Move, cioè una mostra che è fatta per muoversi da città a città e per essere diversa da città a città, non trasferisce se stessa, trasferisce un concetto, le opere cambiano di luogo in luogo. E ancora, diciamo, è molto importante il fatto che Obrist metta insieme opere e discipline differenti, opere di autori molto differenti e di discipline molto differenti, perché allora qui sta il nodo del tema. Non dico che sia lui a inventarlo, però ricordiamoci che in ambito storico-artistico è negli anni 90 che nasce il sistema, il metodo, l'approccio cosiddetto anacronista, cioè che si tratti di Georges de Huberman piuttosto che di Alexander Nagel o del nostro Giovanni Careri. C'è tutta una corrente anche di studiosi di arte antica che pensa che Cronos, il tempo, non debba essere signore degli studi sull'arte e che ci siano delle, come dire, catene che hanno alla base o la psicanalisi o l'approccio semiotico o un approccio diciamo di forme ricorrenti come l'Anform, scusate il bisticcio, ma sto pensando alla mostra Anform di Rosalind Krauss che aveva e Yves Lambois che aveva questa idea, no? Metto tante cose insieme del medesimo tema ma che non hanno una successione cronologica tra loro, hanno solo un effetto eco, un'opera echeggia l'altra e tutte partono da che cosa? Da un'urgenza del sentire umano, che può essere nel caso dell'Anform di Rosalind Krauss e Yves Lambois un tema teorizzato da Bataille, che è il tema dell'abietto, che è il tema di ciò che non ha forma perché è talmente basso, bassa materialità da essere appunto ancora privo di forma, e come dire, ci sono dei concetti, scusate l'imprecisione, ma dei concetti che fanno parte dell'inconscio collettivo, quindi junghianamente ci sono delle emergenze nello spirito umano o nella vita che fanno sì che le opere richiamino certe modalità esecutive, quindi io posso mettere insieme, si diceva stamattina appunto, anche un'opera molto diversa dall'altra nella stessa sala perché c'è un eco e questo eco può riguardare appunto una medesima urgenza. In tutto questo evidentemente c'è sempre qualcosa che è molto antico nella storia dell'arte, cioè il contrappunto. Non dimentichiamoci che l'arte del contrappunto in musica la si studia con estrema precisione, e cioè l'eco e il farsi rimandi reciproci è una cosa che riguarda l'architettura, che riguarda il paesaggio, che riguarda il canto, ancora prima dell'arte visiva. Ricordiamoci che in tutto questo c'è un effetto innamoramento, cioè che il curatore comunque resta un soggetto, anche quando diventa equipe è sempre un soggetto, ancorché collettivo, quindi c'è sempre un effetto. Io mi sono innamorato di quell'opera, ma soprattutto mi sono innamorato di una certa maniera di interpretare l'esistente. Quindi a che punto siamo adesso? Adesso siamo in un momento di diciamo fine del balbettio, perché il balbettio di Lonzi, Celant, Lippard è finito. I curatori parlano e non balbettano più, i curatori scrivono, hanno ripreso il coraggio di scrivere, scrivono in maniera molto più logica, sicuramente non nell'ambito della scrittura critica, a volte scrivono con delle basi teoriche molto molto articolate come Boris Groys, a volte dimenticano l'opera, a volte no, quindi i curatori scrivono, i curatori scelgono, i curatori comprano.
curano. Questo è importante perché i curatori sono diventati parte della nuova committenza per i musei attraverso le mostre. Quando fanno mostre, molto spesso usano la mostra come momento per acquisire. Quindi, che cosa è cambiato in questo centinaio d'anni? Diciamo 100, in realtà poi, partendo dal 55 in poi, sono assai meno. È cambiato che il curatore, da colui che sceglie e coadiuva gli artisti, è diventato anche colui che decide cosa diventa patrimonio permanente di una comunità. Quindi ciò che diventa qualcosa da difendere, da restaurare, da mantenere all'interno del deposito di un museo e all'interno di un deposito di memorie, appunto, fortemente identitari di un paese, eccetera. Quindi sì, è sicuramente molto importante, è sicuramente un personaggio al quale fare grande riferimento, ricordandoci che però in questo c'è una sorta di delirio di onnipotenza, perché, e qui mi fermo, perché mettendo tutte insieme queste cose e includendo l'approccio, chiamiamolo anacronista, noi abbiamo avuto l'ultima documenta, l'ultima biennale, le ultime biennali, tutte basate su un contrappunto continuo tra opere d'arte antica e opere d'arte contemporanea, opere d'arte cosiddette, comunque archeologiche, provenienti dall'archeologia, e opere invece che fanno parte di un sistema dell'arte molto codificato in termini di gallerie, di mercato, di aste, eccetera. Quindi, come dire, il curatore è oggi colui che è depositario della memoria collettiva sulla base di una grande libertà che il tempo gli ha dato, sulla base di una grande libertà che si è preso e che speriamo sia possibile utilizzare bene. Grazie. Contrappunto da una parte, come momento in qualche modo rifondativo della presenza degli oggetti tra di loro, innamoramento dall'altro come momento di una, come dire, riconoscimento di uno spirito del tempo che unisce l'artista creatore e il critico curatore. In mezzo c'è un grande vuoto, c'è una vera e propria faglia, che è quella della spiegazione. Molto spesso si bypassa, si cortocircuita il momento in cui il critico che prende una posizione si rivolge ad una posizione su un gruppo di artisti, su una modalità del fare, su una pratica, su una ideologia. Molto spesso si dimentica, qualche volta si dimentica, che esiste una comunità alla quale doversi rivolgere, e questa comunità non è soltanto la comunità di coloro che in qualche modo condividono gli presupposti del lavoro artistico, della metodologia dalla quale il curatore dipende, ma che si rivolge in un modo, come dire, diretto e culturale all'oggetto. Qui credo che si giochi una scommessa molto importante del lavoro del curatore. Da un lato la veggenza, la capacità di definire una linea, la capacità di riuscire a stabilire un filo che connette cose che altri non vedono. Dall'altro la possibilità di raccontarlo nei modi più piani, più traducibili da una lingua all'altra, più diciamo così, più razionali, più condivisibili possibili dalla parte di coloro che leggono la scrittura della critica curatoriale, da parte di chi percorre gli spazi dei musei o delle mostre. C'è un altro modo di guardare gli oggetti artistici, di guardare il lavoro degli artisti, è il modo più acuminato, storicamente il modo più rapinoso, forse quello più decisivo.
il modo di chi ci mette il proprio denaro. Molti dei ragazzi che sono qui in sala conoscono a memoria il brano delle proposte di una critica d'arte di Roberto Longhi, quando Roberto Longhi scriveva che l'unico atto di vera critica dell'Ottocento, italiana dell'Ottocento, è stato quando la signora Giulia Ramelli ha scritto a Manet chiedendo per lettere il prezzo del quadro dell'Olympia, mentre infuriava la polemica intorno all'Olympia. C'è qualcosa nel momento di scegliere un'opera per mettersela in casa, per destinarla ad un museo, che è qualcosa di irripetibile, che neanche l'atto curatoriale ha, come dire, porta dietro a sé. Questa specie di rapporto uno a uno che si ha quando si decide che un'opera sarà tua. Credo sia un momento difficilmente raccontabile. Qualche artista ha provato a rappresentarlo. C'è un magnifico quadro di Degas della prima metà degli anni 70 in cui Levi sta guardando l'opera nello studio dell'artista per sceglierla, per decidere qual è quella di tutte quelle che sono appese al muro che dovrà scegliere. Un momento di enorme tensione, di grande coinvolgimento, di un rush emotivo difficilmente raccontabile. Alla mia sinistra c'è un importante capitano d'industria italiano che ha iniziato negli anni 90 a comprare opere d'arte contemporanea per rispondere a delle domande sue, profonde, interne, interiori, che venivano da una sua riflessione sul proprio tempo. E poiché non sappiamo mai bene chi sono i collezionisti dell'arte contemporanea, stando in questa specie di, come dire, di mondo della fantasia, insomma, sono molto onorato e felice di dargli la parola. Grazie professor Fergonzi, buon pomeriggio a tutti quanti. Parlare del collezionare significa un po' raccontare se stessi. Io sono abbastanza schivo, ma vista l'occasione ho accettato, nonostante la mia riservatezza tradizionale. Sono napoletano, ho 57 anni, condivido con mio fratello la guida di un gruppo di aziende che operano per la produzione di imballaggi per alimenti con stabilimenti in Italia e all'estero, e ho cominciato a collezionare all'inizio degli anni 90. Fino ad allora ho avuto una grande passione per fare fotografie. Facevo fotografie naturalistiche, antropologiche, foto subacquee, e ho girato tutto il mondo nel mio tempo libero accompagnandomi con una persona che poi è diventata un amico col quale ho condiviso questa passione. E siamo andati in Nuova Guinea, abbiamo fotografato gli indigeni sulle orme di due antropologi che erano stati lì all'inizio del Novecento, Malinowski e Margaret Mead. Siamo andati a fotografare la deforestazione dell'Amazzone, del Borneo, abbiamo fotografato la vita subacquea nei fiumi dell'Amazzone, e ne sono venuti fuori una serie di reportage che sono stati pubblicati in Italia e all'estero. Avevo quindi una grande passione per la fotografia che si sintetizza in una grande passione per l'immagine. L'immagine è il punto culminante di un racconto, di un'emozione, di una storia, e quindi con questo allenamento alle immagini, alla sintesi, a un certo punto ho avuto la fortuna di scoprire l'arte contemporanea. A casa di questo mio amico, col quale mi accompagnavo nella passione, c'era una magnifica collezione di arte moderna, e alle mie domande se cosa significasse per lui, cosa ci trovava in quelle opere nelle quali io non trovavo forme ma colori, gradevolezza istintiva, lui mi rispose in maniera molto sintetica, suggerendomi di andare in giro per le gallerie, e così feci. E dopo un po' di tempo comprai il mio primo quadro. Era un quadro di Beppi Romagnoni, un artista molto giovane, ed era, si intitolava Il racconto, ed era una stratificazione di immagini fotografiche, una sorta di collage di immagini fotografiche sul quale c'era stato un intervento di pittura. Presi dei rotocalchi, no? Tagliati sì, dall'europeo. E devo dire che io fui molto orgoglioso di questo quadro che portai a casa, appesi, e in realtà il mio orgoglio e soprattutto la mia curiosità crebbe quando poi tentavo di dare delle spiegazioni ai miei amici e ai miei familiari su che cosa significasse questo quadro. E a un certo punto ho scoperto che in fondo questo quadro era un racconto, ma forse era un racconto di parte di me stesso. E questo acquisto è stato poi la porta che mi ha portato alla passione per l'arte moderna e contemporanea. Ho cominciato a leggere il più possibile sull'argomento, e tra questo illuminante è stato il libro della dottoressa Vettese. Ho cominciato a girare per tutte, per fortuna viaggio molto per lavoro, quindi ho girato tutti i musei più importanti che ho visitato più volte, le gallerie d'arte, le fiere d'arte, e ho cominciato a collezionare. In realtà ero attratto
Ero attratto dagli artisti che esprimevano grande energia, grande passione per la vita, grande sensibilità, grande capacità di rottura. E quando compravo un quadro ero attratto istintivamente da quello che il quadro rappresentava per me. Io sono appassionato di arte fondamentalmente astratta, concettuale, minimale, per cui nel quadro non c'è una interpretazione oggettiva, non c'è un'immagine condivisibile con altri, diventa un'interpretazione strettamente personale. In questa interpretazione io immaginavo di trovare qualche cosa che mi apparteneva. Io mi sono trovato molto giovane, insieme con mio fratello, con la morte di nostro padre, a gestire delle aziende che allora erano già molto impegnative, per cui per molti anni mi sono trovato a, come si dice, abbassare la testa e lavorare. E quindi ho tenuto dentro di me gioie, aspirazioni, dolori, frustrazioni, progetti, e in quel momento in cui cominciavo a collezionare mi sembrava, in maniera riservata, di cacciarli fuori e di vederli finalmente in ordine attorno a me. Era un modo per raccontarmi, ma era un modo per raccontarmi riservato, cioè io non svelavo me stesso, perché nei quadri c'era un'interpretazione soggettiva, ma per me ognuno di quei quadri rappresentava qualche cosa che mi apparteneva. E a un certo punto ho scoperto che la mia collezione era diventata interessante non solo per la gioia che mi dava, ma anche per gli altri. Ho cominciato ad avere richieste di farla visitare da parte di curatori, di direttori di musei, di collezionisti, amici dei musei, e a un certo punto mi sono interrogato su questo desiderio del possesso che irrefrenabilmente mi accompagnava ogni volta che vedevo un'opera che mi piaceva, e quindi quasi con pudore ho cercato di dare una spiegazione, e mi sono reso conto che l'unica spiegazione è che l'arte mi dà gioia. E quindi mi sono reso conto che forse si può provare ancora più gioia nel condividere l'arte. E quindi c'è stato un momento successivo nel quale ho cominciato a comprare per prestare e dare in comodato le opere ai musei. E questo ne è nata una collaborazione estremamente stimolante, perché ho cominciato a conoscere persone, professionisti, studiosi del mondo dell'arte, e ancora ho avuto l'opportunità di diventare amico di degli artisti, alcuni molto conosciuti, altri altrettanto bravi ma ancora non così conosciuti. E devo dire, per me che faccio un mestiere di impresa nel quale ogni giorno sono chiamato a rispondere ad una competizione globale che si vince soltanto con un grande impegno nel miglioramento di se stessi e nel miglioramento della propria azienda, il fatto di poter vivere al di fuori di questo lavoro stressante, competitivo, di vivere a fianco o di cogliere degli stimoli e delle gioie dell'arte, devo dire, è una grande opportunità. Devo dire, noi siamo fortunati come italiani, perché l'Italia è un paese di arte, e io devo dire, sono fortunato anche ad essere napoletano, lavoro fuori da Napoli, ho casa a Napoli, la mia collezione è in gran parte a Napoli, e devo dire, Napoli negli ultimi anni ha dimostrato una grandissima fertilità per il contemporaneo. E dall'inizio degli anni 90, forse qualcuno di voi ricorda che a Piazza del Plebiscito, che è la piazza antistante il Palazzo Reale, furono fatte delle magnifiche installazioni tra i più grandi artisti del momento, installazioni che hanno effettivamente segnato un inizio, hanno dato un gong di partenza ad una passione che poi è stata negli anni, e ancora prima di allora, coltivata da delle gallerie che con un lavoro serio, appassionato, curatoriale, hanno effettivamente seminato nella conoscenza e nella passione di una generazione nell'arte contemporanea, e che mi sembra proprio un lavoro che ancora continua con alcune gallerie che ci sono in Italia, ma io sto parlando in questo momento anche di Napoli, che si contrappone quasi a questa mercificazione dell'arte che talvolta risulta così opprimente, così per alcuni affascinante, ma io direi brutalizzante dell'arte stessa. L'arte è anche mercato, però il mercato, voglio dire, non può strumentalizzare poi l'arte per fini economici e basta. Cioè l'arte è un'opportunità di confronto, è un'opportunità di apprendimento, è un'opportunità di miglioramento di se stessi. E a Napoli c'è ancora, per esempio, una manifestazione straordinaria che si tiene da più di 20 anni, si chiama Arte Cinema, curata da Laura Trisorio, dove ogni anno per 4 o 5 giorni, in maniera gratuita, c'è la proiezione di tutti i film sugli artisti e gli architetti, ed è aperta al pubblico, e ogni anno, ogni sera, ci sono più di 3.000 persone che vedono questi film. Cioè si è formata una generazione appassionata di arte contemporanea, quasi come, è veramente attraverso tutte le classi sociali, non è più una cosa ristretta a chi può permettersi di comprare l'arte contemporanea. Cioè è incredibile, c'è una sensibilità anche della gente semplice, c'è una quantità di gente che fa arte nelle strade, street artist,
E c'è una partecipazione anche spontanea, anche inconsapevole della gente, ma c'è una sensibilità e un rispetto per l'arte contemporanea, quasi come se questo diventasse proprio un ponte levatoio per affrancarsi dal vedutismo della tradizione napoletana dell'Ottocento, per vivere il presente e per proiettarsi al futuro. E Louise Bourgeois, che è stata una delle più grandi artiste, a mio parere, del Novecento, che è vissuta 98 anni, è stata molto prolifica nel suo lavoro, diceva che l'arte le ha salvato la vita. Io penso che l'arte sia una grande gioia della vita. Grazie. Intanto credo che avrà stupito questa interazione tra una dimensione privata, privatissima, ritrovare qualcosa di sé nelle opere degli altri e giungere al punto di acquistarla. C'era una mostra bella di una ventina d'anni fa, o forse anche di più, fatta al Louvre, che si intitolava Passion Privée. Le collezioni private sono ossessioni personali che vengono coltivate attraverso questa strana triangolazione delle opere che si mettono alle pareti, con tutto quello che il collezionismo poi significa nei termini novecenteschi di costruirsi una sorta di camera privata, di camera delle meraviglie private nelle quali si riconoscono tratti del sé, ossessioni, appartenenze ad una comunità, dichiarazioni di, come dire, proprio di ideologia, non solo pittorica o scultore, anche culturale del proprio tempo, nella Parigi degli anni 10 rispetto alla New York della fine degli anni 30 o la stessa Stati Uniti d'America degli anni, nel passaggio tra anni 50 e 60. Dicevo, questo dialogo e questa compresenza di una dimensione privata e di una dimensione collettiva, di una dimensione sociale. Mi diceva ieri il dottor D'Amato, venendo in auto da Firenze a Pisa, che lui ha, certo, fa dei ragionamenti sulle dimensioni delle opere da mettersi in casa, perché lo sappiamo tutti, gli artisti contemporanei si muovono oggi, lavorano su dimensioni che sono, come dire, per il museo e per l'eternità in qualche modo, con una grandeur ed un ego spesso smodati rispetto a quelle che sono il pubblico che può comprare, che può possedere le loro opere. Ma questo non è un limite, mi ha detto che quando vede un'opera che gli interessa particolarmente, che sa che non può metterla in casa, si accorda con un direttore di museo, la compra e la lascia in esposizione al museo. C'è questa idea, insomma, che la propria intuizione, il proprio lavorio critico, il proprio delibare un'opera contemporanea per farla propria e poi dare un segno al museo e quindi dare un segno alla collettività, è un dato che va importante, che in qualche modo va considerato come fortemente propositivo, e ce ne fossero davvero di collezionisti che intendono il proprio lavoro non in un senso da un lato accumulatorio, dall'altro speculativo, ma invece di forte apertura alla comunità, alla cittadinanza. E l'altro aspetto che mi ha molto colpito, ha fatto venire in mente esempi illustri della storia dell'industria e della cultura italiana intrecciati tra di loro, è la presenza delle opere d'arte nelle sue aziende. Vorrei che ci dicesse qualcosa a questo proposito. Mi ha molto colpito, ho pensato ovviamente all'Olivetti di Ivrea, alle presenze delle opere nello stabilimento Poredienze. Beh, diciamo che è un pensiero che non è stato originale per me, perché l'ho imparato guardando e visitando altre fabbriche. Sono stato qualche volta alla Barilla e lì nei corridoi degli uffici c'è una magnifica collezione. È un'opportunità di stimolo, cioè se l'arte dà gioia bisogna condividere questa gioia, se l'arte è uno stimolo bisogna cercare di offrire ad altri lo stesso stimolo. Il mestiere dell'imprenditore è un mestiere di grande competizione, la competizione richiede creatività, ti misuri cercando di essere più bravo di te stesso e più bravo dei concorrenti, e questo naturalmente richiede uno stimolo, richiede un'osservazione su se stessi, richiede, come devo dire, un'analisi critica continua su quello che si fa e su quello che si potrebbe fare. L'arte la stimola. Cioè l'arte è un modo diverso di vedere le cose. Noi, se vediamo le cose sempre allo stesso modo, siamo autoreferenziali. Dobbiamo cercare di metterci il cappello della modestia e guardare gli altri come fanno le cose, forse meglio di noi, sicuramente meglio di noi, e imparare dagli altri e cercare di fare meglio. L'arte secondo me è uno stimolo. E devo dire che certe volte sono stato un po' imbarazzato, perché ho messo anche esposte
negli uffici delle fabbriche, anche opere grandi, anche opere importanti. E naturalmente l'imbarazzo è quello di mostrare che uno si può consentire di comprare le opere così. Però come devo dire, ho cercato di superare questa cosa, perché poi credo che il beneficio che ne venga fuori sia superiore al desiderio di riservatezza. E vedo che c'è molto interesse e molto stimolo da parte di tutti, cioè l'arte moderna e contemporanea è esposta, quella originale negli uffici perché evidentemente è più facile, quella riprodotta con le stampe in tutti i locali dove frequentati da tutti i nostri collaboratori, anche agli operai, nelle mense, negli spogliatoi e così via. Se siamo qui è perché ci sono gli artisti che producono le opere d'arte, se no potevamo chiudere bottega all'inizio della giornata. E voglio dare la parola per chiudere ad un artista che io amo molto, che stimo molto, che non conoscevo personalmente, pensate, se non ieri sera, ci siamo visti per la prima volta ieri sera, ma che io conosco da molti anni, da una edizione cruciale della Biennale di Venezia, dalla presenza di una sua opera che mi aveva molto colpito ad una mostra per altri versi abbastanza straziante come è stata Italics di Bonami a Venezia. L'ho poi conosciuto per opere che erano state allestite temporaneamente all'esposizione permanente di Milano e poi attraverso collezionisti che erano amici comuni che mi hanno un po' introdotto alla sua opera. E Flavio Favelli è un artista colto, molto riservato, che lavora su dei cortocircuiti molto sottili che vanno dal materiale al concettuale in un arco piuttosto ampio, con una forte coscienza civile di che cosa voglia dire essere un artista. Do la parola a lui, scusandomi un po' per la risoluzione dello schermo, che non è delle migliori, specie quando si deve parlare di opere che hanno una datità materiale ed una sottigliezza di presentazione formale così avanzata come quelle di Flavio. Buonasera. E, quando Flavio mi ha chiesto di portare delle immagini e mi ha parlato subito di questa parola, impegno civico, questioni politiche, e allora ho pensato che forse mi è capitato, tutto è nato per caso, e, di fare un'opera l'anno scorso, un anno e mezzo fa, che raccoglie delle questioni così ampie, così e mi ha fatto fare delle esperienze così importanti, e però nasce dalla mia infanzia, che è sempre un soggetto a cui io faccio sempre riferimento, e quindi forse è la prova che le immagini più profonde sono quelle che poi diventano quasi quelle più pubbliche, no? E quindi spesso credo che forse non sia così importante fare dei progetti volutamente politici o sociali, ma credo che invece forse andare nei propri abissi forse apparentemente porta in una profondità oscura, ma poi forse qualche cosa cambia. E la prima immagine che ho portato per spiegare questo progetto è un'opera, si chiama Gli angeli degli eroi. E allora parto da un'immagine personale: quel signore a destra è mio nonno Carlo, nonno materno, Carlo Franchini. E io praticamente non ho quasi avuto mio padre, quindi questa persona per me è stata fondamentale. Era un uomo bellissimo, che si vestiva benissimo, forse si vestiva benissimo perché si vestiva spesso militare. E quindi questo rapporto un po' complicato che ho avuto con lui, però mi ha lasciato tanto, ecco. Ho sempre avuto questo problema, ovviamente, con l'autorità, ecco. E questa faccenda penso anche che sia una questione molto, molto importante che hanno gli artisti, no? E credo anche che per il fatto che da più di 30 anni io indosso cappelli di derivazione militare, che tutte le volte
faccio rifare su questo modello che trovai una volta, venga da questa esperienza, no? E mio nonno, in questa casa dove praticamente ho vissuto per tanto tempo, la casa era piena d'arte, però piena d'arte intesa come quadri e come antiquariato, perché voleva dire prestigio e soldi, ecco, non certo per un certo interesse o per qualcosa che aveva a che fare con una questione poetica. E quando poi feci l'università, forse per andare via da questioni familiari, io mi iscrissi a storia orientale, insomma, cose, materie più lontane non c'erano, insomma, quindi. E dopo io sono nato nel 67, dovevo fare anche il servizio militare, allora c'era ancora, e scelsi l'obiettore di coscienza. Anche se la faccenda della guerra è venuta fuori prima, no? delle questioni militari. E mi ricordo questo bellissimo libro di Hillman, una terribile attrazione, un terribile amore per la guerra. E quindi scelsi però di fare l'obiettore di coscienza, anche se tutta questa questione così mi ha sempre posto delle grandi problematiche. Ecco, ho sempre avuto una passione per le figure astratte, più che figure quasi codici, e anche elenchi, cifre, e quindi ho praticato e continuo a praticare questa pratica del collage. Ho portato questa foto perché questo è un grande collage con delle carte di cioccolatini Perugina. Fra l'altro, questi cioccolatini non mancavano mai nella casa di mio nonno, e il cioccolato poi si porta naturalmente dietro delle storie tanto interessanti quanto anche, diciamo così, molto che nascondono molte ombre, no? Alla fin fine in casa di mio nonno, come diceva lui, c'erano molti, molti prodotti che in certi tempi venivano dalle colonie. E d'altra parte, come ho sentito dire da una persona, dove c'è un re non manca mai del buon cioccolato. Ecco, quindi questa cosa dei cioccolatini che hanno queste carte seducenti e questi colori che potremmo definire un po' pop, io faccio spesso questi collage. E ho scelto questa foto forse anche per la serialità di queste righe, ecco, e di queste cifre, di queste figurine. E fra l'altro questi cioccolatini sono tutti tamponati da me, quindi è un grandissimo ritaglio. E questa è un'immagine che ho scelto, che si relaziona all'altra, per cercare di farvi capire, così di costruire una piccola storia attorno a questo, all'opera finale. Qui siamo sulla portaerei Intrepid. L'Intrepid è ferma a New York, è un museo, e dove c'è questa lista, appunto, questa cifra, queste da lontano sembrano delle squadre di calcio, no? Invece sono le persone, sono i militari morti sulla Intrepid. E quindi, ecco, questo mi ha colpito, questa, come anche mi ha colpito, non ho portato una foto perché scelsi di non fare fotografie al memoriale del Vietnam che c'è a Washington, dove ci sono migliaia di questi nomi.
Ecco, come vedete, questo invece è un altro collage di francobolli, e come vedete sono grandi collage con questo in particolare, è una sfumatura di colore, ma direi che richiama questa serialità, questo incessante presenza in questo caso del bollo, che a sua volta è timbrato. E queste, fra l'altro, in particolare qui la foto è un po' distante, sono questa incessante faccina della famosa serie della Siracusana, che è la faccia dell'Italia, quella che c'era sulle 100 lire, o della Michelangiolesca, no? Quindi anche una famosa serie filatelica. Ovviamente mio nonno era grande collezionista di francobolli, no? Quindi tutta questa faccenda così piano piano si è ingrandita come una piccola palla di neve che viene giù come una valanga. Io leggo molto i giornali cartacei, e mi sono imbattuto anni fa in questa foto sulla Repubblica, penso, ma non conta tanto. E, era morto questo militare in Afghanistan, e c'era questa foto. Fra l'altro, la questione della bandiera è una questione, e soprattutto nel nostro paese, molto 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 particolare. Noi ovviamente, come sapete, siamo molto differenti da altri stati vicini, e la questione della bandiera, che per noi di solito è solo, siamo sempre solo d'accordo quando c'è la partita, no? Per altre faccende è la questione sempre un po' più spigolosa. C'è stata questa foto, questa specie di, questo era un funerale, la bara del militare passava, e forse questi, anzi sicuramente, erano i parenti sardi di questo militare. E questo cartello, che direi una delle cose più commoventi e strazianti che ho letto e che ho visto nella mia vita, recitava: caro Luca, grazie, gli angeli degli eroi ti sorridono mentre ti fanno la scorta d'onore fino alla luce di Dio in paradiso, viva l'Italia. Su un cartonaccio, con delle persone anche con dei visi antichi, no? Quasi desueti, insomma. E allora c'era questa faccenda. Io per vari motivi partecipai a una mostra poco interessante, ma andai solo per capire cosa c'era dietro. Quando l'Italia, c'era ancora Sarajevo, che erano, penso, nel 98-99, l'Italia in quel momento era comandante della cosa NATO, e qualche persona vicino all'arte chiamò degli artisti. Io andai, la mostra era una pessima mostra, ma io andai per andare a Sarajevo, e fui ospite di un campo militare NATO, no? E lì mi resi conto per la prima volta cosa voleva dire un campo militare NATO. Fra l'altro è stata la prima volta che una persona mi ha chiesto di togliere il cappello, perché il generale era in carica e col cappello ci poteva stare solamente lui. E allora ho deciso, perché poi queste faccende del mondo militare, delle marce che sono così forti, così struggenti, così anche fastidiose, così pesanti anche, no? Il nostro benedetto impegno nelle missioni di pace, che poi sono di guerra. Allora ho pensato che questo immaginario così desueto, così lontano, perché l'immagine dell'esercito del nostro paese è un'immagine che la società civile non vuole mai avere fra i piedi, no? Forse nel nostro paese anche c'è questa cosa, forse adesso qualcosa sta cambiando, ma da sempre la questione dell'esercito è stata un esclusivo monopolio della cultura di destra, no? E quindi
ho pensato che di volere fare un'opera che più che altro avesse a che fare con la questione di mio nonno, di questa prima immagine che vi ho fatto vedere, no? di questa bellezza della divisa, del mio rapporto con questa bellezza e con quello che c'è dietro. Mio nonno, fra l'altro, ritornò dalla campagna di Russia, uno dei pochi. Mia nonna sostenne sempre che era merito di Santa Rita, e però non ne ha mai voluto parlare, quindi ho pensato sempre che avesse fatto delle cose inenarrabili, no? E, ecco, tutta questa faccenda, forse negli anni 90 potevamo pensare che era una cosa desueta, no? Mentre invece le notizie di oggi, a parte dopo l'11 settembre, ma le notizie di oggi sono che c'è uno Stato che sta tenendo da parte il grano per una guerra imminente, c'è un altro Stato che fa, anzi lo stesso, che fa esercitazioni congiunte con la Cina, sembra di stare su un sussidiario della Prima Guerra Mondiale, no? Mentre invece è roba di oggi, ecco. E quindi questa faccenda delle armi e di questo immaginario, non da ultimo Christo, che ha fatto quest'opera appoggiato da gente che produce armi, che fra l'altro è un'azienda di eccellenza italiana, fra l'altro. Quindi tutta la questione è così pesante che ho pensato che devo fare quest'opera che più che altro alla fine credo che rappresentasse la mia vicinanza e il mio rapporto e anche la mia lontananza, questa ambiguità proprio col mondo della guerra, col mondo dei militari. E quando mi sono avvicinato a loro, fra l'altro, me lo ricordo bene, mi hanno subito detto: ma lei ha fatto il militare? Io ho dovuto dire che sono stato obiettore, e sono obiettore di coscienza, ma l'ho detto quasi con quasi vergogna, no? Perché in quel momento. E, a me piacciono molto i murales, anche se non sono uno street artist. Ho pensato che mi piacciono anche molto i monumenti. Ho pensato che un'opera potesse essere un progetto di murale, quindi non da fare in un ambiente deputato, quindi non in una da mostrare in una galleria, tantomeno in un museo, ma su un muro pubblico, come dove ci sono le pitture degli street artist, ma dove soprattutto ci sono le pubblicità, proprio per evitare questo ambiente del monumento militare, che di solito è sempre un ambiente desueto, sono le caserme, sono gli altari della patria, sono cose molto molto lontane. E questo progetto ho pensato che potesse essere tutti i nomi e i cognomi dei militari morti con il luogo della loro morte e l'anno. Però tutti i militari morti dal momento della Repubblica, cioè quando l'Italia è in pace. Ci sono in tutti, anche nel più piccolo dei paesi, se andate alle Tremiti c'è la solita piccola lapide della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Ma poi il paese è in pace, ma poi ogni anno ci sono morti in queste missioni di pace. Quindi viene fuori un elenco di più di 140 persone, tanti sono quelli morti all'estero, quindi i militari morti all'estero nella storia della Repubblica. E quindi, leggendo anche questo semplice, perché poi è un'opera molto 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 semplice, io di solito lavoro molto con le mani, ho uno studio dove taglio da solo il marmo saldo, perché non sopporto la vicinanza di artigiani che sono molto antipatici e noiosi, perché non si può mai fare niente. No? E quindi mi faccio tutto io, però in questo caso volevo un'opera molto molto pulita, quindi molto 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 seriale, e quindi questi sono degli stencil
incontrai per caso Anna Matirolo e mi chiese cosa stessi facendo. Io le ho detto che volevo fare questo murale con questa cosa. In quel momento, anzi, era in programma al Museo Maxi questa mostra sulla guerra della Seconda Guerra Mondiale, sull'architettura di guerra della Seconda Guerra Mondiale. E mi disse, ma stiamo facendo un focus con degli artisti, e invitarono me e Adrian Pazzi, perché avevamo due opere in qualche modo sulla guerra. Lei però mi chiese di dire, non lo puoi fare sul muro del Maxi, a me non sarebbe piaciuto perché il progetto nasce come murale su un muro pubblico della città, cosa che non sono riuscito ancora oggi a fare, ed è comunque il progetto che sto tentando di fare. E lo feci sul lungo pannello, come vedete questo è il pannello sono 9 pezzi e quasi di 12 metri con tutti i nomi. La questione è molto lunga, siccome il Maxi è il Museo dello Stato, ci si è subito posti il problema chi andava in quell'elenco. Il Maxi si è messo in contatto con il Ministero della Difesa, che ha dato la sua lista ufficiale. E quando ho esposto questa cosa, sono venuti anche dei militari a controllare. Ho conosciuto un ufficiale che mi ha detto che si occupava dei monumenti di guerra e mi ha fatto i complimenti per la pulizia e il lenitore dell'opera. E ecco, però quando ho avuto dei contatti con loro, sono stati sempre contatti molto 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 freddi e anche soprattutto così molto ovviamente formali, e sembrava quasi, ho avuto sempre l'impressione che io avessi avuto, ero trattato come se avessi avuto un'idea di grande omaggio per le vittime, no? Cioè, questa è stata la loro lettura immediata, sola, letterale proprio. Essendo al Maxi, quest'opera, non so come, è stata visitata dal ministro Pinotti. Ecco, questa è un po' più nitida. E il ministro Pinotti è stata impressionata da quest'opera e improvvisamente mi hanno chiamato e mi hanno detto che l'opera era così puntuale per un rilancio dell'immagine dell'esercito, che il 4 novembre scorso sarebbe stata portata in piazza del Quirinale e presentata dal presidente Mattarella come monumento in omaggio ai caduti militari italiani. Io sono stato invitato, come vedete qui siamo al 4 novembre, era una bella giornata di sole. A destra c'erano le famiglie delle vittime dei militari italiani, ne è passato anche il Presidente del Consiglio, e sono passate le frecce tricolori. Il Presidente mi ha detto qualche cosa, ma in quel momento passavano le frecce e non ho capito cosa mi ha detto. Ecco, la questione forse più forte di tutta questa faccenda è stata quando mi hanno fatto conoscere le famiglie delle vittime, no? Sono stati due momenti veramente forti. Una persona, una giovane donna vestita, direi, come se andasse a uno spettacolo da prima serata in Rai, quindi in modo molto molto appariscente, mi ha detto grazie, perché noi familiari della vittima
ci sentiamo sempre molto abbandonati. E mi ha fatto veramente impressione perché io sono nato alla fin fine in una famiglia dove mia madre ha sempre avuto dei giudizi negativi verso i militari. Io partecipai quando ero giovane al Link Project, che è stato un centro sociale molto attento alle arti, diciamo poco antagonista come sono i centri sociali, comunque insomma sicuramente impegnato e sicuramente sofferente verso ogni autorità costituita. E la seconda esperienza, dopo il drappello di onore, si è staccato un ufficiale della Marina che avrà avuto la mia età e mi ha detto: grazie, è bello che gli artisti pensino anche alla patria. Lì mi sono detto che forse nella mia vita, se non quando ero alle elementari, non avevo mai pronunciato la parola patria, no? Perché nel nostro paese è un po' desueta, ecco. Ecco, tutta questa faccenda è stata così ampia, così piena anche di questioni burocratiche, no? Tipo sono andato al ministero, cioè potrei raccontare veramente mille sfumature. Tanto per farvi capire come comunica un ministero, a questa cerimonia non sono state invitate la presidentessa Melandri e la direttrice Anna Matirolo del Maxi, che mi hanno prodotto l'opera. Quindi strane cose, ecco, strane faccende. E, adesso questo pannello di legno è custodito al Vittoriano. Non ho nessuna carta, che io non so, ogni tanto lo vado a trovare, qualche volta mando qualche mail, ma non mi rispondono mai, perché in quel momento ero il maestro, anche cioè presentato al presidente, ma poi tutto si perde. Quindi spero che un giorno, non ho capito se si terranno sempre l'opera, se me la compreranno come magari oppure me la ridaranno indietro, ecco. Però ho voluto portare questo esempio, che è veramente gravido di mille questioni, ecco, perché tutto nasce, se mi viene in mente, se la prima, l'immagine che ho così forte di mio nonno, però non è quella foto, ce l'ho nella mente, e che è lui seduto nella sua casa di via San Vitale a Bologna, casa che venne giù, come mi raccontò mia nonna, durante i bombardamenti, e lui la ricostruì solo vendendo le colonie inglesi, quindi i francobolli allora valevano parecchio. E mentre legge in giornale, in questa casa non c'era nulla di fuori posto, era una casa antica con i vasi cinesi e con i tappeti, perché allora usava così. La televisione, fra l'altro, era in un mobiletto, e quindi quando si spegneva si chiudevano le ante, perché era troppo sconcia, perché quella specie di occhio di vetro bombato non faceva pandan con gli altri oggetti importanti e di cultura alta, diciamo, ecco. E quindi ho questa immagine, appunto, così forte, così severa anche, ma questa severità io la metto vicino a questo ideale di bellezza, che è un ideale scomodo, perché ha a che fare con questo portamento militare, no? Ecco, mio nonno comprava il Barberis perché gli inglesi avevano l'impero, ecco, quando Barberis era una casa di moda per signori, non per signorine, diciamo. E ecco, quindi io che parto sempre da queste immagini del mio
del mio passato che sono così, così forti, che sono così personali e che sono così, diciamo, intime, in questo caso c'è, cioè, questa specie di tarlo, no? che mi porto, che mi porto dietro in questo, con questa materia così, così direi inafferrabile, no? È la questione della c'è, cioè, la questione militare, mio malgrado, addirittura, cioè, notate che il progetto voleva essere su un muro pubblico, è andato forse nel posto più pubblico del paese, perché in piazza del Quirinale, rappresenta un posto di un valore appunto istituzionale, no? Ecco. E quindi, come dire, magicamente, un progetto direi appunto personale è servito a tappare un buco, perché evidentemente un ministero sentiva il bisogno di dare un messaggio al paese, no? A questo mondo, anche, cioè, di creare un tramite in questo mondo che è un po' separato rispetto ad altri paesi, pensiamo alla Francia, pensiamo agli Stati Uniti. Ecco, io ho finito, perché, cioè, questo è il primo progetto. Poi ho portato un'altra raccolta di opere che seguono sempre un punto di vista, diciamo, fra virgolette, appunto impegnato con temi, diciamo, più politici, però poi non so se c'è tempo, se ci sono domande, o se forse è meglio. Grazie. Io non so quanti di voi sia mai capitato di sentire un artista che racconta in modo così semplice, così intenso la genesi, proprio il meccanismo di processi dell'invenzione e la storia che segue i processi dell'invenzione. Forse qualcuno di voi non ha mai sentito un artista parlare, proprio veramente mai visto un artista che racconta la propria opera. Credo che abbia fatto bene chiudere questa giornata sulle parole, sui pensieri di varie posizioni che stanno intorno all'arte contemporanea. Sono molto commosso, specialmente dagli ultimi due interventi, dove persone non abituate a parlare, il collezionista e l'artista, sono esposte di fronte ad un pubblico, anche senza quelle astuzie retoriche con le quali noi, che siamo un po' più abituati con la scrittura e con la parola, ci riusciamo a salvarci in corner. A me piacerebbe che, se qualcuno di voi avesse qualcosa da chiederci, con tutta la semplicità possibile ed immaginabile, davvero, di solito è il momento del silenzio terrorizzato, ma poiché il clima si è molto sciolto anche rispetto all'ufficialità di stamattina, mi piacerebbe che qualcuno di voi avesse qualcosa da dirci. Se non c'è nessuno, se qualcuno vuol pensarci un momento, serve, come dire, che io sciolga un po' questo momento di silenzio. Devo confessare che nella diversità di approcci, di modi in cui le cose sono state raccontate, di toni di voce, di testi scritti, testi semiscritti, testi non esistenti, posizioni semplicemente raccontate, credo che sia un po' servito a farci vedere anche in faccia chi siamo, gli agenti, gli attori di questo mondo, e quali sono i lemmi, gli idioletti, quali sono i cortocircuiti mentali, quali sono le autodifese e le linee di attacco con le quali attacchiamo i problemi argomentativi, i problemi concettuali. E un po', forse, se siamo stati trasparenti, è servito per farci vedere qual è la sala macchine dietro alle quali stanno il nostro ragionare qui, cioè qualcosa spero sia transitato del nostro lavoro. Alla fine credo sia venuto fuori, specialmente dagli interventi di Gianfranco D'Amato e di Flavio Favelli, dei due, come dire, meno attrezzati a parlare, credo che sia venuta fuori questa questione della sottigliezza, della
complicatezza dell'opera d'arte contemporanea, della ricchezza, della plurivocità, della sedimentazione delle cose, e che un approccio come quello più qualunquista e più semplice di una come dire, di un bluff collettivo, di una truffa collettiva, da cui era partita la prima idea, insomma, polemica stamane, che aveva citato Maria Grazia Messina, ecco, come quell'idea lì possa essere stata ribaltata, sciolta, ridiscussa, messa in tensione da voci che sono voci differenti, che mostrano prospettive, mestieri, linguaggi, modi di atteggiarsi anche di fronte al microfono, di fronte al pubblico, che sono molto diverse. Se un pochino si è percepita questa cosa, se un pochino questo, come dire, questa osmosi è avvenuta tra quelli che stanno di qui e il pubblico, queste ore che abbiamo passato insieme credo che non siano state buttate via. Vi ringrazio tutti, adesso c'è la parte, ahimè, più ufficiale, io mi cambierò la camicia, andrò a fare questo discorso e vediamo insieme alle parti più ufficiali della scuola. Grazie a tutti voi.